Buonasera. No, Io non ho ancora pensavo che parlato. avesse detto. Buonasera, riprendiamo ora la seconda serata sul bilancio di previsione. La parola al segretario comunale per l'appello, grazie. Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori, Vino. Risultano 15 consiglieri presenti e 10 assenti. Comunico il nominativo della consigliera Pietra che è assente giustificata e dell'assessore Roberta Perego in quanto indisposta. Come prassi, tre scrutatori. Torraco, Sbardella, Lanzoni, grazie. Quindi questa sera non ascoltiamo l'inno nazionale, riprendiamo come da programma la discussione generale nel rispetto dei tempi a disposizione per ogni gruppo consiliare. Quindi invito i consiglieri, i gruppi a prenotarsi per. Così diamo inizio agli interventi. Grazie. Nel frattempo che giungono prenotazioni per intervento, comunico che ho già comunicato a tutti i capigruppo, che il prossimo Consiglio Comunale ci sarà il 18 aprile, richiesta fatta dall'amministrazione, quindi il prossimo per l'approvazione del rendiconto della gestione del 2016 lo faremo il 18 aprile alle 20:30. Grazie.
Attendo un attimo io. Faccio un altro sollecito ai consiglieri. Chi inizia? Il primo intervento, l'ufficio di presidenza offrirà un caffè al primo consigliere che interviene. Io credo che il gruppo maggiore dovrebbe iniziare con l'intervento. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Torrado. Solo per il caffè. Buonasera a tutti. Come ha ben detto ieri l'assessore al bilancio Virginia Montrasio, col bilancio di previsione 2017 ci accingiamo a votare l'ultimo di questa amministrazione, confermando le scelte politiche che sono state fatte nei 5 anni precedenti. Scelte praticamente con molta fatica a causa delle peggiori crisi economica mai vissuta dal 1929. Aggiungo che questa amministrazione è partita già penalizzata rispetto alla gestione di un bilancio comunale, perché quando si è insediata nel 2012 la crisi era già in atto e già si faceva sentire e mordeva. Quindi non sono 5, ma ben no, 8 gli anni di crisi e non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, che ne dicano gli esperti in economia. Nonostante ciò, in questi 5 anni passati, come è stato già detto, non è stato chiuso nessun servizio, anzi abbiamo investito. Ovviamente con questo scenario restrittivo e di crisi lo abbiamo fatto assumendoci la responsabilità delle scelte. Fare politica significa questo. Abbiamo scelto di investire sul nostro tessuto sociale e locale, a favore delle famiglie, dei bambini, nelle scuole, per l'ambiente, per le imprese private che vogliono migliorare con noi la città, in sostanza sulle migliori risorse della nostra città. È vero. Ci sarebbero altri bisogni e tantissimo altro da fare, ma dovevamo scegliere. Faccio un esempio su tutto. Tra una buca in una strada e il tetto delle scuole abbiamo scelto di ripristinare il tetto. È noto a tutti voi il rischio che correvamo circa, appunto, come erano conciate le nostre scuole e cosa correvano, che rischio correvano i nostri bambini. In questi anni passati, che io definirei storici visto il perdurare di questa crisi, generando la perdita di tanti posti di lavoro e di conseguenza una forte crescita della povertà, abbiamo scelto di difendere i più deboli, investendo sull'assistenza e l'attenzione verso i bambini disabili nelle scuole, i minori più svantaggiati, operando di fatto il contrasto alla povertà e alle persone più fragili, quelle appunto più esposte alla crisi. Abbiamo investito inoltre sull'efficienza energetica, questo per permettere nel prossimo futuro il rispetto dell'ambiente e la salute nostra e dei nostri figli, e non meno importante il risparmio in termini di risorse a carico della comunità. Tutto questo è stato realizzato nonostante i tagli dello Stato nei nostri confronti, che come ha ben detto, come spiegato l'assessore, dal 2012 ad oggi i tagli ammontano a ben 11 milioni. La domanda sorge spontanea. Come è stato possibile gestire una città con 11 milioni in meno? La risposta è semplice. Attraverso scelte politiche di priorità e di risparmio e di controllo. In questi anni, in quest'Aula, abbiamo più volte approvato delibere dove la parola chiave è stata progetti finanziati. Questo sta a significare scelte di investimenti fatti insieme a privati, permettendo la non esposizione finanziaria della nostra amministrazione e pertanto dei nostri cittadini, il che tradotto significa riduzione di spesa a carico dei cittadini stessi, ribaltando tale costo a carico direttamente dei privati. Questo concetto, per meglio dire, questa modalità di investimento non più pubblico ma privato, è stato più volte applicato in particolar modo per la gestione dei nostri centri sportivi. Nel campo dei risparmi possiamo sicuramente menzionare la riorganizzazione della macchina comunale,
la ristrutturazione delle farmacie ed altri enti partecipati nel nostro comune. Altre risorse fondamentali sono state recuperate attraverso la lotta alla morosità ed evasione. Fondamentali, oltre che il valore in sé in termini di denaro, quale mal tolto, anche per il loro significato etico e politico. Ovviamente, ma non scontato, siamo riusciti a realizzare, mantenere e investire senza incidere più di tanto nelle tasche dei cittadini, e questo vuol dire governare una città con serietà, trasparenza e attenzione, considerando i tempi non molto favorevoli ai bisogni essenziali dei nostri cittadini, e di questi possiamo esserne fieri. Grazie. Grazie consigliere Torrago. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin. Prego. Grazie presidente. Questo intervento è stato sollecitato in parte dall'intervento che mi ha preceduto. Cerco davvero di mettere a frutto il tempo che mi è concesso. Allora, ricordo che più di 5 anni fa, in un incontro pubblico a Milano, mi trovai a discutere con alcuni interlocutori. Ricordo che tra i presenti vi era anche Arianna Censi, allora mi pare responsabile enti locali del PD, oggi consigliere della città metropolitana, se non sbaglio, dell'effetto appunto di quello che allora era il patto di stabilità sulle amministrazioni degli enti locali. L'allora patto di stabilità interno nasceva appunto dall'esigenza di far convergere, questa era la giustificazione, convergere le economie degli stati membri della UE verso alcuni parametri economici comuni fissati dal patto di stabilità e crescita, chiamato anche Trattato di Amsterdam. Accordo stipulato e sottoscritto nel 97 dai Paesi membri dell'Unione Europea e inerente il controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione Economica e Monetaria dell'Unione Europea, l'Eurozona, e rafforzare così il percorso di integrazione monetaria iniziato appunto nel 92 con la sottoscrizione del Trattato di Maastricht. Si richiamava agli articoli 99 e 104 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, così come poi venne modificato con il Trattato di Maastricht e con il Trattato di Lisbona. E si attuava attraverso il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit e i debiti pubblici, nonché attraverso un particolare tipo di procedura di infrazione, la procedura per deficit eccessivo, che ne costituiva il principale strumento di controllo. In base appunto al patto di stabilità e crescita, gli Stati membri, no, che soddisfacendo tutti i cosiddetti parametri di Maastricht hanno deciso di adottare l'euro, dovevano continuare a rispettare nel tempo quelli relativi al bilancio dello Stato. E questi parametri relativi al bilancio dello Stato erano essenzialmente due, no? Da un lato il rapporto deficit-PIL inferiore al 3%, il primo dei due, all'interno appunto della contabilità di Stato e del bilancio statale, il deficit appunto disavanzo è l'ammontare appunto della spesa pubblica non coperta da entrate. Ma il deficit pubblico può essere risultato di politiche di bilancio, manovre finanziarie o strategie economico-finanziarie di lungo periodo di tipo espansivo, e quindi della crescita economica grazie all'aumento della spesa pubblica o dei trasferimenti o delle riduzioni delle imposte. Al contrario, manovre restrittive con riduzione della spesa pubblica e o dei trasferimenti o ancora un aumento delle imposte hanno l'effetto di riduzione del deficit pubblico, no? Pareggio di bilancio, generazione di avanzo pubblico, ottenendo un risanamento dei conti pubblici grazie a politiche di rigore, ma con costi sociali altissimi. Il secondo parametro che veniva ricordato appunto era il rapporto debito-PIL, che non doveva essere inferiore appunto al 60%. Il debito pubblico in economia è il debito appunto che lo Stato ha nei confronti di altri soggetti economici nazionali o esteri,
quali individui, imprese, banche o stati esteri, che hanno sottoscritto un credito allo Stato nell'acquisizione di obbligazioni più di Stato, non destinate a coprire il disavanzo del fabbisogno finanziario statale, ovvero coprire l'eventuale deficit pubblico nel bilancio dello Stato. Da più parti, e non solo da quelle considerate e nominate radicali, già allora si sottolineava l'eccessiva rigidità appunto del patto e la necessità di applicarlo considerando non un singolo bilancio di esercizio, anche in considerazione dei rischi involutivi derivanti dalla politica degli investimenti troppo limitata che esso comporta. In passato anche l'allora Presidente della Commissione Romano Prodi definì il patto inattuabile per la sua assoluta rigidità, sebbene ritenesse comunque necessario sulla base del trattato cercare di continuare ad applicarlo. Il patto di stabilità e crescita ha fissato i confini in termini di programmazione, risultati e azione di risanamento all'interno dei quali dovevano muoversi i paesi. Dal 1999 poi l'Italia ha formulato il proprio patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti locali. Quando si parla di conti pubblici non ci si riferisce pertanto solo a quelli degli stati centrali, degli organismi centrali, ma appunto sono compresi anche quelli degli enti territoriali di prossimità, ovvero le regioni, all'epoca le province, i comuni. Come venne impostato il patto in Italia? Mi permetto questa breve ricognizione storica per poi giungere all'attualità. Con il governo Berlusconi inizialmente il patto era impostato sul concetto di limiti di spesa. I comuni non potevano spendere più di un certo importo prefissato al di là delle reali disponibilità dei comuni stessi. E ciò creava delle limitazioni forzose e poco rispettose dell'autonomia degli enti stessi. Poi con il governo Prodi venne introdotto il concetto del saldo di bilancio. Per rispettare il patto i comuni non avrebbero dovuto peggiorare il proprio saldo finanziario, semplificando il rapporto, tra entrate e uscite di un determinato anno, rispetto alla media del triennio precedente. Una norma migliorativa rispetto a quella precedente, in particolare per la parte corrente del bilancio, perché garantiva maggior libertà di impiegare ogni anno le proprie risorse. Rimaneva però un problema sulla parte del bilancio relativa agli investimenti, quella che noi definiamo in conto capitale, perché non sempre le opere pubbliche riescono ad essere completate, lo sappiamo bene, lo stesso anno in cui vengono reperite le risorse. Per cui in questi casi il saldo, quindi il rapporto tra entrate e uscite, non poteva che sballare. Semplifico, scusatemi per la banalità, ma serve anche a me semplificare per chiarirmi le idee. Se un anno entravano risorse, l'anno dopo uscivano per realizzare un'opera, da un punto di vista pratico si agiva nella correttezza perché venivano investite risorse accantonate a disposizione, ma dal punto di vista contabile i saldi non tornavano perché il primo anno avrò più entrate che uscite, e quindi il comportamento ai fini del patto sarà considerato positivo, mentre l'anno dopo avrò più uscite che entrate, quindi il saldo finanziario sballerà provocando il mancato rispetto del patto. Infine, terzo step, con il successivo governo Berlusconi venne introdotta un'ulteriore novità. Per rispettare il saldo finanziario, il riferimento non era più il triennio precedente, ma un anno secco. La norma era di nuovo peggiorativa, perché in un triennio normalmente possono essere attutiti eventuali picchi, positivi o negativi che essi siano, rispetto ai singoli anni. Ma se il riferimento è un anno secco, se quell'anno il saldo per qualsiasi ragione era stato eccezionalmente positivo, quindi molto più entrate rispetto alle spese, è chiaro che diventa pressoché impossibile raggiungere il medesimo risultato anche negli anni successivi. Quindi venivano di nuovo aumentati i vincoli per i comuni e le relative difficoltà a rispettare il patto, minando quindi nuovamente la loro autonomia. Bene, la logica di tutto ciò dove sta? Sembra una situazione in realtà senza senso, E le prime volte in cui mi sono avvicinato a questa difficile tematica, appunto dell'allora patto di stabilità, non ne trovavo. Ma in realtà il sottoscritto è convinto che tutto abbia una logica e anche situazioni perverse come questa.
Visto che, come dicevo all'inizio, in Italia si è pensato bene rispettare questo patto a scapito di regioni, province e comuni, in parole povere, con questi vincoli si voleva compensare il deficit dello Stato centrale con i surplus imposti ai comuni, che avevano appunto soldi ma non potevano spendere e quindi creavano degli avanzi, così da rispettare il patto. Ma il guaio è che i conti non tornavano, o meglio, tornavano ma solo dal punto di vista contabile, perché nella realtà il deficit dello Stato centrale restava intatto e i comuni appunto avevano soldi che non potevano investire, rischiando di compromettere con ciò la qualità dei servizi e la possibilità di fare investimenti. E nella storia appunto a cui faceva riferimento il consigliere Torraco, recente anche di questa amministrazione, questo l'abbiamo toccato con mano. Ora, in questa stessa logica rientrava appunto la strategia anche dei tagli di trasferimenti, che sono parte decisiva, lo sappiamo, nelle entrate di bilancio di un comune. L'ente locale allora, no, già all'epoca, si trovava chiuso, no, in una radicale alternativa, o meglio, no, era posto dinanzi ad una scelta drammatica. Scusatemi, semplifico: tagliare servizi o aumentare imposte e tariffe. Ora la situazione normativamente è cambiata. Ci troviamo a fare i conti appunto con il pareggio di bilancio in Costituzione addirittura. Il pareggio di bilancio è stato introdotto, lo ripeto solo per far memoria anche a me stesso, con la legge costituzionale numero 1 del 20 aprile 2012 e sono stati, no, modificati i seguenti articoli della Costituzione. No? Con l'articolo 81 viene introdotto il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, appunto pareggio di bilancio, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo. Questo è l'articolo 81. Articolo 97, viene esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Articolo 117, scusate se è un po' noioso, ma è opportuno che tutti noi, no, siamo consapevoli di ciò. Articolo 117, viene prevista fra le materie sulle quali lo Stato ha una competenza legislativa esclusiva l'armonizzazione dei bilanci pubblici. Articolo 119, viene subordinata l'autonomia finanziaria degli enti locali al rispetto dei vincoli europei. Cosa significa questa modifica della nostra Costituzione, quindi? Beh, significa diverse cose, mi permetto di dire. In primo luogo, che il nostro ordinamento costituzionale, fino ad allora concepito come neutrale rispetto alle teorie economiche, da quel momento si ispira ad una precisa concezione economica, il modello neoliberista. Ne sposa uno fra i tanti, secondo il quale lo sviluppo economico può avvenire solo attraverso tre elementi: libertà dei mercati, politiche monetarie unicamente rivolte al controllo dell'inflazione e divieto per lo Stato di qualsivoglia intervento in deficit spending sull'economia. Di fatto ogni altra teoria economica viene resa sostanzialmente illegale o improponibile, impercorribile. In secondo luogo, questa e di conseguenza rispetto al primo, questa modifica della Costituzione rende inattivabili i diritti previsti da altri articoli della Costituzione, qualora per dare attuazione ad essi lo Stato debba chiudere in deficit il proprio bilancio. Vale ad esempio per la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo, e le garanzie di cure gratuite agli indigenti previste dall'articolo 32 della nostra Costituzione, o per il diritto alla gratuità dell'istruzione per gli 8 anni della scuola dell'obbligo, insieme al diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi garantito ai capaci meritevoli anche se privi di mezzo, articolo 34 della nostra Costituzione, o ancora per quanto previsto l'articolo 38. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione volontaria. In tutti questi casi, i tagli necessari al bilancio dello Stato per raggiungere il pareggio possono pregiudicare, ancor più di quanto già accada oggi, l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti. Infine, l'introduzione in Costituzione del pareggio di bilancio impedirà allo Stato di effettuare gli investimenti necessari a migliorare le condizioni generali di produzione. Si pensi alle infrastrutture fisiche o alle infrastrutture immateriali che consistono nella promozione della ricerca, della conoscenza e a quelle giuridiche.
e naturalmente alle condizioni di welfare. La verità è che nessun paese ha mai sostenuto, perché questa modifica costituzionale avviene in un momento storico preciso per il nostro paese e in realtà per l'economia mondiale. La verità è che nessun paese ha mai sostenuto una crisi come l'attuale in presenza di vincoli così restrittivi. La stessa Germania, la tanto virtuosa Germania, ha introdotto sì il vincolo del pareggio di bilancio con una modifica alla propria Costituzione nel 2009, ma l'ha introdotta svariati anni dopo, anzi decenni dopo, il periodo di ricostruzione del paese, per la quale appunto risultò essenziale, fra l'altro, la decisione di ricostruzione, la decisione statunitense di non esigere il pagamento dei debiti di guerra della Germania, ossia di annullare di fatto il debito tedesco. Quindi è semplice appunto rispettare poi il pareggio di bilancio se poi viene con un tratto di penna cancellato un debito. E naturalmente a distanza introdusse quella modifica costituzionale di poco meno di 20 anni dalle spese sostenute dalla riunificazione. Del resto, ancora verso la metà del decennio scorso si poteva assistere a cospicui deficit di bilancio pubblico tedesco. Non per caso il debito pubblico del paese nel decennio trascorso che abbiamo lasciato alle spalle era cresciuto di 750 miliardi di euro. Ora, quali gli effetti del pareggio di bilancio sugli enti locali? Con appunto la legge 243 del 2012, attuativa appunto la legge costituzionale 1/2012, sono state dettate le norme fondamentali, i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. In particolare, al capo quarto di quella legge, si stabilisce che i bilanci di regioni, comuni e province, città metropolitane e province autonome, si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che quella di rendiconto, chi appunto ha frequentato quest'aula sa che ci sono sempre questi duplici passaggi, si registrano una serie di condizioni. A, prima condizione, un saldo non negativo in termini di competenze di cassa tra le entrate finali e le spese finali. B, un saldo non negativo in termini di competenze di cassa tra entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Tale formula implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti. Per quanto poi concerne lo strumento dell'indebitamento, si prevede che lo stesso sia consentito solo per i finanziamenti delle spese di investimento e con l'obbligo di adozione di piani di ammortamento per il rimborso del debito di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Questo è quanto stabilito dalla legge 243 del 2012. Bene, con la legge di stabilità del 2016, appunto, arriva, approda finalmente ai comuni il pareggio di bilancio. Quindi, dopo 17 anni di vigenza, quindi dal 1 gennaio del 2016, il patto di stabilità è stato così sostituito dal nuovo vincolo del pareggio di bilancio. La novità era contenuta appunto nell'articolo 1, commi 707 e 729 della legge di stabilità 2016, andava appunto in applicazione, come dicevo, della legge 243 del 2012. Si tratta, scusatemi l'immagine, davvero di un meccanismo infernale che rischia di far perdere definitivamente ogni funzione pubblica e sociale agli enti locali, costretti d'ora in poi a dare priorità ai conti economici rispetto alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e naturalmente a mettere talvolta in vendita tutti i beni comuni, siano essi il territorio, il patrimonio, i servizi, per far quadrare i conti. Ora, per tornare al bilancio di previsione di cui ci stiamo discutendo in queste sere, debbo ammettere la fatica che ognuno di noi ha da amministratori della cosa pubblica nell'affrontare, scusatemi, queste tematiche. In particolare si avverte la legislazione, cui ho fatto riferimento prima, come un'insopportabile gabbia. Ci troviamo a discutere di scelte che il più delle volte sembrano ragionieristiche, che al massimo riescono a limitare appunto i danni di quella perversa logica.
Certo, sono operazioni importanti anche quelle di ragioneria, no? E operazioni per le quali va il mio plauso sia agli uffici che all'assessorato che ha ad oggetto questo tema, ma che umilia il nostro ruolo e il ruolo dell'ente che cerchiamo degnamente di rappresentare. Certo, come forza politica non ci sottraiamo a questo difficile compito. È un dovere che con la responsabilità di pubblico amministratore sentiamo di dover far nostro. Ma in un momento storico come quello attuale, ovvero nel quale ancora gravi, lo ricordava prima il consigliere Torraco, sono gli effetti in termini umani e sociali di quella crisi di cui ancora non si vede la fine, nonostante le illusorie previsioni di chi la dipingeva come una crisi finanziaria e non strutturale del sistema, quale effettivamente è, il nostro operato in difesa dei cittadini resta in qualche modo bloccato, no? Dai vincoli normativi imposti. Facili sarebbero allora le soluzioni di chi fa della politica semplice occasione di strepiti e urla, no? Cessioni, privatizzazioni. In altri termini, la rinuncia all'esercizio fondamentale della pubblica amministrazione, ovvero quello di mettere in campo quelle forme che garantiscono l'esercizio effettivo dei diritti sanciti dalla nostra Carta Costituzionale e quegli strumenti perequativi che rendano reale e universale l'esercizio dei medesimi. Per questo motivo noi continuiamo a pensare ostinatamente che l'amministrazione debba invece continuare a erogare servizi e non semplicemente, no, controllarne la qualità. Nella sua funzione perequativa l'amministrazione pubblica, il pubblico non può essere sostituito da nessun'altra realtà. Perché? Perché nasce per questa funzione, con questa missione, questo obiettivo. Allora, comprendete che da parte nostra questo difficile esercizio di riequilibrio tra le voci di bilancio, di tagli mirati, ma appunto senza una seria prospettiva di investimenti che ci è impedita, ma non per nostra scelta, ci è impedita appunto, no, dalle modifiche addirittura in Carta Costituzionale, a nostro giudizio non potrà avere strada molto lunga. Alla fine questo sottile e difficile esercizio arriverà a un punto di assoluta inefficacia. E il prezzo però ricadrà, e in parte sta già ricadendo, su cittadine e cittadini, in particolare quelli più fragili, quelli appunto più colpiti dalla crisi a cui si faceva riferimento. Certo, questo, no, quello a cui sto facendo riferimento, non è una battaglia che una singola amministrazione può combattere da sola. Ma certo, un'amministrazione e tutti gli enti territoriali di prossimità debbono invece invocare questa battaglia. Sto parlando, scusatemi l'immagine, la metafora non è venuta una migliore, di una ribellione generalizzata nei confronti di una logica, appunto quella che ho cercato di descrivere in questo mio lungo intervento, mi scuso con i consiglieri e le consigliere, una ribellione generalizzata nei confronti di una logica che sacrifica appunto sull'altare del freddo numero la dignità delle nostre concittadine e dei nostri concittadini. Grazie. Grazie al consigliere Feltrin.
invito i consiglieri, altrimenti sono costretto di chiudere. Non credo che non ci sono più interventi. Con un argomento così importante ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Prego. Grazie Presidente. Cioè, parlare adesso di bilancio preventivo è un po', come dire, un po' strano, no? Nel senso che qui è un preventivo per un futuro che questo Consiglio non ha di per sé. Infatti mi pare che tutti i colleghi, più che di futuro, hanno parlato di passato, anche se il consuntivo, no, verrà discusso il 18 aprile, come aveva detto prima lei. In realtà io credo che questo bilancio preventivo, come molti altri bilanci preventivi, come ho detto molte volte, sia un po' un libro dei sogni, no? Se uno dice che, se va a vedere il bilancio preventivo, sono stati messi 42 milioni di euro in spese in conto capitale. Mamma mia, cioè è arrivato Babbo Natale finalmente, meno male che è arrivato Babbo Natale, siamo tutti contenti. È chiaro che quando uno vede che le entrate in conto capitale previste sono meno della metà, è chiaro che il resto è un modo per gonfiare, no, per gonfiare il logme, piano triennale, come si chiama? Piano triennale delle opere pubbliche. Ho appena letto della polemica che c'è stata tra il vice sindaco Rivolta e il consigliere Lanzoni sulle scuole, quali scuole sono? Una scuola di Don Milani. Qui naturalmente il consigliere Lanzoni diceva i lavori non sono stati fatti e poi ci si è andato Rivolta, no, come no, li abbiamo già previsti, faremo il bando, aspettiamo il bando, capito? Aveva ragione il consigliere Lanzoni, i lavori non sono stati fatti. Che sia previsto nel piano triennale, come dire, è scritto in un foglio di carta, tant'è vero che lo stesso vice sindaco ha dovuto ammettere che hanno chiesto adesso un finanziamento, pare con Fondazione Cariplo, se non mi sbaglio, per avere un finanziamento al 50% a costo zero. Allora, se sei ancora alla ricerca di finanziamenti, vuol dire che quest'opera pubblica esiste solo sulla carta. Nella realtà non c'è. Io credo che questo sia un po' il problema delle spese in conto capitale, che oggi come oggi è molto difficile trovare entrate sufficienti per fare questi lavori. E questo naturalmente va d'accordo con quello che diceva il consigliere Torraco, mi pare sì Torraco, quando parlando degli impianti sportivi diceva abbiamo fatto una serie di concessioni, cioè di accordi con i privati. Accordi con i privati che forse renderanno un futuro. Per adesso quello che abbiamo di fronte è un panorama di rovine e macerie. Ecco, stiamo aspettando che arrivi qualche privato, cominci a togliere le macerie e forse a ricostruire qualcosa. Devo dire che ho avuto casualmente la possibilità di frequentare dal di fuori la piscina, quella di via Saint-Denis, col nuovo gestore. Devo dire che è una piscina tremenda. Cioè, la costruzione è ormai sostanzialmente fatiscente ancora adesso. La struttura è una struttura che forse andava bene all'inizio degli anni 60, quando è stata fatta. Cioè, adesso, in pratica, non ci sono spazi minimi di respiro per nessuno. L'unico spazio in cui puoi aspettare qualcuno è un ingresso che è grande come due seggiole. Per vedere i bambini che nuotano devi stare fuori in giardino appoggiato a una vetrata, nella piscina piccola, perché cioè, cosa? No, le tribune non ci sono per le piscine dei bambini piccoli. La piscina dei bambini piccoli è da una. Lo so perché c'era mio nipote, quindi guardi, consigliere Rivolta, abbia pazienza. Sono stata un'ora fuori della finestra, in piedi come un cavallo, a guardare quello che succedeva dentro, quindi non c'era nessuna tribuna. L'acqua è, come mi diceva mia nuora, a volte praticamente gelata, a volte un po' più caldina, ma di fatto la maggior parte dei bambini, come li metti dentro, piangono. Infatti poi alla fine non sono più andati perché non potevi fare il bagno nel ghiaccio. No? Se questo è fatto per risparmiare
sul riscaldamento, è chiaro che non funziona. La piscina scoperta è morta e defunta, però siamo in attesa di mirabili piscine natatorie, come si chiamano? Luoghi natatori. Centri natatori. Ogni volta che ci sono le lezioni abbiamo mirabili centri natatori in prospettiva, poi non si realizzano mai, un po' come la città della salute. Cioè la salute è riemersa come un fantasma, abbiamo fatto la 25ª inaugurazione. Devo dire che quest'ultima è stata veramente terribile. Cioè Bizzi ha simbolicamente consegnato al comune, che ha simbolicamente consegnato alla regione, un quarto dei terreni bonificati. Per la città della salute, i tre quarti saranno pronti a settembre, si spera, perché dovevano essere tutti pronti a dicembre, poi dovevano essere tutti pronti a marzo, adesso è pronto un quarto. È stato riaffidato rapidissimamente il contratto a Condotte d'Acqua, non andrà in bene perché tutti faranno ricorso, vabbè, ma comunque. In ogni caso, su questo fantasma immagino che si stia rigiocando la campagna elettorale. Penso che, se tanto mi dà tanto, anche le elezioni del 2017 più 5, cosa fa 2022, saranno ancora giocati sulla futura città della salute e della ricerca. Perché quando c'è stata l'altra campagna elettorale, il rustico pareva già pronto. Si diceva che nel 2017 i primi reparti del Besta si sarebbero trasferiti nella città della salute. Devo dire, non una pietra è stata ancora posata. Cioè, forse bisognerebbe magari tacere un po'. Cioè, uno non ha vergogna dopo 5 anni di rifare gli stessi discorsi. C'è un minimo di vergogna. Di fronte ai cittadini, no? Ma questi sono discorsi alti. Sulle spese in conto capitale. Per quanto riguarda invece la questione della Campari, io stenderei un velo pietoso. Cioè, devo dire, secondo me è una roba borderline col codice penale. Cioè, io non sono un giurista, però una roba che 5 anni fa o 6 anni fa, cioè noi gli abbiamo concesso una cubatura già che era già assurda, gliene abbiamo concessa di più, perché era già prevista la cubatura che era legata al laboratorio, che avrebbe dovuto essere chiuso e dismesso. Allora quest'anno invece, con un'astuta variante, perché piani non solo non abbiamo rispettato quello che avevamo detto, e quindi abbiamo fatto, secondo me, un abuso edilizio. Perché non è che io posso fare 5 anni fa una roba in cui dico ti faccio costruire, non so, 1000 metri quadrati in più, perché già conteggio quei 1000 metri quadrati che saranno tolti, e dopo 5 anni cambio idea, non tolgo più quei 1000 metri. Allora lì ci sono 1000 metri abusivi. Non solo abbiamo fatto questo, che già sarebbe grave, ma in più abbiamo preso anche 350.000 euro in più. Una roba che sarà tutto legalissimo, perché in Italia è sempre tutto legale, però è una roba che grida vendetta a Dio. Cioè, se per avere qui la direzione del Campari bisogna fare di queste cose, cioè, francamente, forse c'è un limite all'impudenza di quelli della Campari e di quelli che hanno tenuto bordone alla Campari. Forse ci dovrebbe essere un limite. Quindi stendo un velo pietoso sulla Campari. E vediamo invece le spese sociali. Cioè, devo dire che poche cose io trovo incredibili, come i discorsi che ho sentito dei colleghi che, arrampicandosi su vetri scivolosissimi, dicono che i servizi sono stati mantenuti. Allora, guardiamo la storia dei centri diurni disabili, in cui, come ho già detto e come ripeto,
gli unici a pagare un prezzo esorbitante sono stati, da una parte i disabili, ma dall'altra i cittadini di Sesto. Perché? Allora, i centri sono stati assolutamente esternalizzati, dati a una cooperativa, un consorzio di cose in cui noi siamo appena entrati e quindi giustamente non contiamo nulla, no? Perché di fatto, cioè adesso. Quindi i disabili, per i quali anche i dipendenti piangevano, dicevano noi educatori, il meglio meglio di noi nessuno, cambiano tutti gli educatori, totalmente. No, totalmente. Cioè, a questo punto nessuno ha più parlato dei disabili, peggio per loro. Ma noi ci teniamo in carico tutti i dipendenti, a cui faremo fare qualcosa, sicuramente gli paghiamo lo stipendio, poi qualcosa faranno, io non dico mica che qualcosa non faranno. E allora trovo veramente assurdo lo specchietto che ci è stato mandato, in cui viene fuori che alla fine cosa ci guadagniamo? 92.000 euro. Ho capito? 92.000 euro senza il conto degli stipendi ai dipendenti. Se io ai 92.000 euro aggiungo il costo dei 15 dipendenti che ci sono rimasti sul dopo, altro che guadagno di 15.000 euro. I cittadini di 92.000 euro, i cittadini sestesi spendono molto di più per avere in carico 15 dipendenti rabberciati in qualche maniera, perché non è che se uno fino al giorno prima faceva l'educatore del centro diurno disabili, adesso improvvisamente diventa abilissimo amministratore della cosa pubblica e lo mandiamo a fare l'aiutante della dottoressa Orzetti. Scusi, dottoressa, non c'è. Non è la stessa cosa. Cioè, non è che uno può fare 10 mestieri. Ho capito i dilettanti allo sbaraglio, ma non esageriamo. Perché neanche lo posso mandare di colpo, non so, all'interno degli uffici che si occupano dello stato civile, dell'anagrafe, che sono cose serissime per i quali ci vuole una notevole competenza. Quindi questo è il centro diurno disabili, che è stato fatto così, dopo che all'inizio si era parlato di una esternalizzazione che comprendeva chiaramente anche i dipendenti, per meri motivi elettorali, no? Perché si è avuto paura. I dipendenti hanno inscenato una notevole cagnara, hanno trovato notevoli appoggi politici e quindi bisognava far rientrare la protesta politica in vista delle elezioni del giugno prossimo. Una scelta che, ripeto, pagheranno duramente i disabili da una parte, speriamo che siano bravi i nuovi educatori, spero per loro, ma noi non abbiamo nessun controllo su questo, zero controllo, e dall'altra parte pagheranno duramente i cittadini di Sesto. Non avete aumentato le tasse? Beh, le tasse sono già molto alte, mi pare che tutti gli indicatori che vengono fuori dicono che Sesto è una delle città più tassate in assoluto, compreso tassare il lavoro. Io, questo qui non sono certo calcoli che faccio io, sono calcoli che io leggo semplicemente sui giornali, come li leggiamo tutti noi. L'altra cosa che mi pare sia arrivata a essere un disastro è la situazione delle case, degli sfratti e dell'emergenza abitativa. Non avrei mai pensato di dover dare ragione all'avvocato Montalto. Cioè, devo dire, ecco, siamo a fine, cioè, veramente una cosa tremenda. Ma a fronte di un percorso che si è inventato l'ufficio di dove ora c'è il vice sindaco Rivolta, in cui alla base, vuol dire, quello che mi ha sempre colpito dei discorsi che ho sentito fare dai collaboratori del vice sindaco Rivolta, in particolare dal dottor Molgora e poi anche dalla assessore Perego, da quello lì, è quello che mi ha sempre colpito, è questa idea
che uno deve educare le famiglie all'autonomia. Cioè io ho smesso di credere a Babbo Natale molto tempo fa. Ecco, consiglierei a tutti di smettere di credere a Babbo Natale. Cioè è chiaro che esiste una fascia di famiglie che per i motivi più vari, spesso non dipendenti dalla loro volontà, comunque in cui queste famiglie sono capitate, è chiaro che sono famiglie che non sono in grado di essere autonome. Ma non lo sono adesso, non lo saranno mai, non hanno voglia di imparare affatto ad esserlo. Vogliono solo che la casa gliela paghi il comune. Allora, il progetto Arca è un progetto che mette insieme il peggio della tradizione comunista e il peggio della tradizione cattolica. Con questa maledetta mania didattica per cui si crede di poter prendere degli adulti e di potergli insegnare come devono vivere. La gente non vuole imparare come vivere, crede già di saper come vivere, ma ritiene, giustamente in molti casi, forse a volte approfittandosene un po', di avere diritto di avere la casa pagata, perché da soli non sono in grado di essere autonomi e non hanno nessuna intenzione di imparare. Spesso non ne sono capaci. Perché bisogna anche prendere atto di questo. Non è facile nel mondo di oggi essere autonomi. Se finisci in in un vicolo cieco di miseria materiale e spesso morale, come purtroppo vediamo in giro, non è facile trovare una via d'uscita. Non è facile. Quindi io credo che noi come comunità dobbiamo cercare di rispondere ai bisogni di questa fascia debole della popolazione, ottimizzando al massimo i costi. E l'unico modo effettivamente oggi è quello della sublocazione, non ce ne sono altri. Perché la sublocazione ottiene due vantaggi fondamentali. Costa meno del prendere, andare a cercare alberghi, corsi di rieducazione, percorsi, tutte palle cinesi che non arrivano da nessuna parte. E non sposta la gente in strani alberghi, no? A Mappello, in posti strampalati, che uno non capisce perché. Allora poi ci sono tutte le lettere su Facebook di quella che dice io ero incinta di 8 mesi e dovevo tutte le mattine fare avanti e indietro 100 chilometri per portare i bambini a scuola a Sesto e il marito qui e poi sono stata male e nessuno mi dà una casa, no? Cioè, cosa vogliamo fare? Dobbiamo dargli una casa in sublocazione. Ci costa molto meno e dall'altro lato otteniamo un vantaggio sicuro, perché la casa di sublocazione, chiaramente, la prendo da un privato, il quale privato, molto più che non l'ALER o il comune medesimo, è molto attento alla propria proprietà. Quindi fa anche un lavoro di osservazione che evita i continui danni agli stabili, che rendono normalmente gli stabili pubblici assolutamente fatiscenti, no? Cioè non è che è un caso che tutti gli stabili pubblici ci abbiano gli ascensori che si rompono. Devo dire che nei nostri palazzi normalmente gli ascensori funzionano. Perché? Perché se uno si prova a caricare troppo un ascensore, la seconda volta gli altri condomini proprietari gli dicono: senti bello, prossima volta vai a piedi. In tutte le case c'è scritto chiaramente, per esempio, in usare gli ascensori in caso di traslochi, in caso di trasporto di lavori in corso. È chiaro che se uno pensa che tanto se sfascia l'ascensore paga qualcun altro, se ne fregano di sfasciare l'ascensore. E così via, perché altrimenti non si capisce perché le case di Cascinagatti, che sono state costruite all'inizio degli anni 70, siano in condizioni di quel genere, quando casa mia, che è stata costruita nel 64, è in condizioni 100 volte migliori. Perché naturalmente la nostra casa
nella nostra casa siamo attenti alla manutenzione perché la paghiamo. Allora è chiaro che se io ho una sublocazione, il padrone di casa controlla cosa fa l'inquilino. E alla seconda volta viene in comune e uno dovrebbe mettere naturalmente nel contratto d'affitto delle clausole stringenti contro i comportamenti vandalici che arrivano fino alla cacciata e alla rescissione del contratto medesimo. In questo modo si ottengono veramente due risultati fondamentali: minori costi a priori per la locazione rispetto all'albergo, poi l'albergo, i bambini, sono situazioni pesantissime, immagino, no, da sopportare, e nello stesso tempo si pone un freno a quel terribile degrado che è tipico di tutti gli stabili pubblici. Tipico, no? Penso adesso alle case di via Salomone, dove tutti dicevano nessuno aveva mai fatto niente, è venuto il Papa, hanno pulito la strada 20 volte, no? Così era più pulito. Quindi, però, questo dal punto di vista della spesa sociale, il fatto che questa amministrazione non solo non abbia risolto, e questo sarebbe stato impossibile, ma abbia pesantemente aggravato, con un pesante aggravio di costi, l'emergenza abitativa, è una colpa grave, è una colpa grave. Perché questa è un'emergenza che dobbiamo affrontare in maniera innovativa. E qui di innovativo non c'è niente. E soprattutto c'è una totale incapacità, a mio avviso, di guardare in faccia la realtà. C'è un'illusione, uno si fa un film appunto della Fondazione Arca, poi va dietro a questo film senza rendersi conto che il film è completamente staccato dalla realtà, non ha niente a che vedere con quella realtà. E quindi ci troviamo anche lì in una condizione di grave emergenza, che non solo non abbiamo risolto, ma abbiamo pesantemente peggiorato. Penso anche al problema degli asili nido, che chiaramente non è stato affrontato fino ad oggi. Però è chiaro che chiunque andrà a governare da giugno in poi si troverà una pesantissima patata bollente, perché è chiaro che con questi costi non solo l'asilo nido non è più, come dire, sopportabile da parte del comune, ma allo stesso tempo molte famiglie sono state costrette o a ridurre o a eliminare l'utilizzo dell'asilo nido, perché non è che adesso sono diminuite le liste d'attesa perché sono aumentati i posti, perché sono diminuite le domande. E questo ve lo dico ancora facendo l'esempio della mia famiglia, perché devo dire che mio figlio e mia nuora, per il secondo genito, per adesso, il bambino ha 2 anni, non hanno mandato al nido, stanno pensando se farlo l'anno prossimo, ma chiaramente hanno molti dubbi, perché intanto se mandi un bambino al nido devi comunque avere una rete di protezione, perché il bambino si ammala un giorno sì, un giorno no, e quindi non è che poi la madre può stare a casa perché il bambino è ammalato, quindi la rete di protezione ci vuole comunque, ed è un costo. Ma essendo fuori, come tutte le famiglie normali, no? Facilmente si arriva all'aliquota massima, vuol dire spendere 500 euro al mese per 3 ore al giorno, dalle 9 a mezzogiorno, alla 1. È una cifra assurda, cioè costa meno una babysitter. Cioè come si fa a pensare a un servizio di questo genere? E questo naturalmente fa sì che il servizio sia sempre più in difficoltà, no? Perché chiaramente diminuisce il numero di quelli che pagano, mentre aumenta il numero di quelli che non pagano. Perché gli unici per cui è conveniente oggi l'asilo nido comunale sono quelli con un ISEE talmente basso da non pagare praticamente niente. Questo discorso sta venendo fuori anche per la mensa delle elementari. Non solo a Sesto, ma anche a Milano,
molti genitori cominciano a dire: noi vogliamo portare il mangiare da casa. Perché se io ho due figli a scuola, pagare ogni giorno più di 10 euro di mangiare è una cifra molto alta, è una cifra molto alta. Molte famiglie non ce la fanno. Chiaramente ce la fanno quelli che pagano 0,75, oppure che non pagano per niente, così abbiamo risolto il problema. Cioè, io credo che anche questo welfare di cui si parla sia costruito secondo parametri che sono rimasti indietro rispetto alla realtà, molto indietro. E quindi oggi questa nostra città ha bisogno, secondo me, non di un bilancio di questo tipo, che è un bilancio, come dire, che non si limita a prendere atto dell'esistente, ma di poter rinnovare le proprie idee. Perché se non rinnoviamo le idee, alla fine arriveremo anche per gli asili nido, dove fa lo stesso discorso che abbiamo fatto per il CDD, perché nella scorsa campagna elettorale anche del CDD si diceva che mai sarebbero stati esternalizzati. E infatti lo sono stati. E vedremo cosa succederà adesso per questi. E quindi io credo che il bilancio che andate ad approvare, bilancio preventivo, sia semplicemente, per quanto riguarda la spesa corrente, una stanca ripetizione di un sistema che mostra ormai molte crepe. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, un libro dei sogni privo di qualunque riscontro con la realtà. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci. Non ci sono altri interventi. Volevo fare una precisazione proprio per l'intervento della consigliera Landucci. La parte iniziale del suo discorso ha fatto riferimento a un abuso edilizio presso la Campari. Io voglio ricordare a me stesso e a tutti voi che come consiglieri comunali siamo dei pubblici ufficiali, quindi se abbiamo la certezza di qualche reato siamo obbligati a comunicare, altrimenti io non sono un giurista, si potrebbe configurare il reato di diffamazione. Quindi invito tutti noi, prima di fare, che qui l'immunità parlamentare non ce l'ha nessuno di noi, quindi come mi correva obbligo di informare a tutti noi. Grazie. Consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente. Dopo il suo intervento mi sento un dovere di intervenire e volevo fare solo un intervento di testimonianza, ma la mia invece intervento è un intervento di completa adesione al discorso della Franca Landucci, perché è inconcepibile che ogni volta che da parte dell'opposizione ci sono delle esplicazioni su fatti che la Giunta ha commesso, voi minacciate di querelare o di andare con... Innanzitutto, mi scusi Presidente, il primo che dovrebbe pensare di fare il proprio dovere è lei, perché andiamo a fine consigliatura con interrogazioni non invase, mozioni che giacciono da anni, quindi mi perdoni se non è stato fatto da parte di noi consiglieri delle azioni nelle sedi opportune, deve solo dire grazie. E lei è anche pagato. Consigliere Caponi, lei è anche avvocato, quindi, certo, il codice penale lo dovrebbe conoscere meglio di me. Non è possibile. Noi siamo dei pubblici ufficiali, benissimo. Non si può. Mi scusi, però, allora, lei, mi scusi un attimo. Non mi interrompa. Non mi interrompa. No, è lei che non si deve permettere. Lei non si deve permettere dell'intervento che ho fatto io. È lei che non si deve permettere. Abbia pazienza, ma non è possibile quindi, che prenda sempre quindi, questa piega. Quindi, dentro qua, appena come pubblici ufficiali, se c'è... Le sto dicendo che consigliere appena... Consigliere Caponi. Va bene, allora, senta, mi vuole far parlare? Dopo la faccio parlare. No, mi deve far parlare adesso. La prego di spegnere... Lei sta violando il regolamento. Mi scusi, regia, puoi spegnere un attimo il microfono? Grazie. Allora, io voglio precisare, consigliere Caponi, lei è anche avvocato, quindi è molto... Quando dentro qui parliamo di reati... Mi scusi un attimo. Quando si parla di reati abbiamo l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria, chiaro? Altrimenti andiamo in diffamazione, chiaro? Punto. Allora, o più ognuno è libero di dire quello che vuole, però non si deve affermare che qui c'è un abuso o un reato, altrimenti... Lo faccia, ma non minaccio ogni volta. Allora, io mi ascolterò la registrazione, se la consigliere Landucci ha riferito che c'è in atto o c'è stato un abuso edilizio, io domani vado dal procuratore e
come Presidente del Consiglio. Sì, signore. Allora, adesso lei può parlare, benissimo. Prego. Allora, se va dal procuratore, anche si autodenunci per le sue inadempienze del mandato di ufficio. Lo faccia lei, lo faccia lei. Lo faccia lei, se ha coraggio. Lo faccia lei, lo faccia lei. Coraggio. Prego. Porca miseria. Non è possibile che c'è questo atteggiamento, perché ormai stiamo prendendo una piega a fine consigliatura dove se c'è un consigliere dell'opposizione che col proprio dovere fa anche interventi sulla città, anziché ammettere, ed è il caso di Lanzoni, sulla vicenda scandalosa dei cimiteri, perché intervenire dopo la consigliera Landucci è sempre difficile perché lei ha questa capacità, vista la sua memoria storica, di illustrare la storia dell'intera città. Però io voglio soltanto ricordare alcune altre questioni dove il bilancio, il vostro bilancio è un bilancio di pura testimonianza e del libro delle favole. Abbiamo una situazione dei cimiteri che è veramente scandalosa, ai limiti della querela, della denuncia penale. Quando un consigliere dell'opposizione si permette, ahimè, di mettere in evidenza questa situazione, anziché la maggioranza dire hai ragione, in effetti non siamo intervenuti, ci sono i loculi che probabilmente ci sono dentro i soffitti che sono cascati, dove c'è una completa violazione di quello che è il ricordo dei defunti, viene addirittura minacciato di essere querelato perché ha osato, ahimè, mettere in luce la situazione dei cimiteri. Cioè, veramente siamo arrivati al limite. Io non so, quello che mi meraviglia è che io conosco molti dei consiglieri che sono nella maggioranza che non capiscono questa situazione, perché state danneggiando completamente la città. Io mi ricordo che all'inizio della consigliatura, da parte nostra, quando ci furono una serie di proposte su vari temi, sicurezza, sport, sociale, e sono sempre state osteggiate dalla parte della maggioranza, io osai dire che secondo me questa consigliatura rischiava di essere come la consigliatura del nulla. Hai un termine abbastanza forte, il sindaco del nulla, e la Monica se l'ha presa, il sindaco Chitò se l'ha presa con me. Io voglio dire soltanto che il nulla di questa consigliatura emerge anche da come state propagandando il vostro lavoro fatto, dove state prendendo come parte vostra un lavoro che è venuto o dalla città o addirittura dall'opposizione. Due esempi, la Casa delle Associazioni e lo Statuto Comunale, dove lo Statuto Comunale l'avete osteggiato per un periodo notevole, dove c'è stato un cittadino che ha avuto la forza e il coraggio di andare avanti per suo conto e andare nelle sedi opportune per mettere in scacco la Giunta, per mettere in scacco la maggioranza, e lo prendete come un fatto proprio. Oggettivamente credo che questo bilancio sia un bilancio inutile. Siamo a fine consigliatura. Potevate benissimo in questi 5 anni dimostrare di saper governare, non l'avete fatto non sapendo cogliere idee innovative, l'energia di questa città, non c'è stata nessuna attenzione per il commercio, non c'è stata nessuna attenzione per lo sport e soprattutto quello che da parte di una giunta di sinistra mi sarei aspettato è che non c'è stata nessuna attenzione da parte vostra per gli ultimi, per le fasce più deboli, gli ultimi di questa società, perché noi stiamo vivendo una società dove c'è una crisi economica notevole e da parte di questa giunta non c'è stata nessuna attenzione di sostegno agli ultimi, alle persone più disagiate, agli esodati, alle famiglie. Addirittura siete arrivati a uscire con un post, il penultimo consiglio comunale, dopo che avete dovuto digerire 5 emendamenti da parte dell'opposizione per migliorare il vostro progetto sul palasesto, che era carente nei confronti delle fasce delle associazioni, delle fasce deboli e delle famiglie, è uscito un post 50 minuti finito il consiglio, avete accusato degli esponenti della minoranza di aver votato contro una vostra delibera perché non avevamo attenzione al mondo del lavoro. Avete veramente toccato il basso, come avete veramente toccato il basso con questo bilancio che presentate. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente. Allora, io comincerei evidenziando quello che diceva prima la consigliera Landucci, no? Si parla molto di quello che è stato fatto su un bilancio di previsione e quindi c'è questa strana distonia tra quello che si va a discutere e quello che in realtà si dovrebbe discutere. Ci sono alcuni punti però che mi sono segnato perché ho sentito ieri sera l'intervento dell'assessore al bilancio e ci sono anche, cioè, una parte che riguarda ieri sera erano qua presenti alcuni esponenti delle partecipate, direttori, nonché amministratori, e volevo anche far capire quali sono i rapporti che poi i consiglieri e quali sono le risposte che i consiglieri hanno quando si rivolgono poi a chi amministra queste partecipate.
La prima cosa che vorrei dire è che noi abbiamo sempre tenuto come gruppo molto ad evidenziare la necessità delle manutenzioni in città, una cosa a cui abbiamo sempre tenuto e che abbiamo visto per esempio con l'avvento del bilancio partecipato l'utilizzo di uno strumento che secondo noi è stato abbastanza stravolto. Noi ci aspettavamo in questi anni e abbiamo sempre chiesto la possibilità di un ampio spazio, di dare ampio spazio a quelle che sono un forte piano delle manutenzioni, un grande piano delle manutenzioni. Abbiamo visto invece che le manutenzioni adesso vengono fatte col bilancio partecipativo. Io ho visto alcuni interventi fatti per esempio nel quartiere 1. Nel quartiere 1 ha vinto un progetto, votato dai cittadini, va bene, la democrazia partecipativa e tutto, ma in realtà quello che è stato votato sono semplicemente delle manutenzioni, cioè quello che il comune avrebbe dovuto comunque fare. Perché effettivamente se uno va nel quartiere 1, cammina per le vie del quartiere 1 e pensa che la priorità in quella zona sia mettere a posto, coprire un campo di boccia, mettere a posto la rete, dovrebbe farsi un giro magari in via Bergomi o via Marconi, in via Bergomi che è anche parte della storia di Sesto San Giovanni, e vedere com'è conciata quella parte di città. Forse capirebbe un attimino di più cosa significa, qual è il concetto di priorità. Parlavo prima delle partecipate. L'assessore parlava della lungimirante scelta delle farmacie comunali, che è stata fatta sulle scelte sulle farmacie comunali. Benissimo, da alcuni questa scelta è stata bollata come una svendita del patrimonio pubblico. Ora però farmacie ha degli utili e con questi utili si permette addirittura di finanziare dei piccoli progetti in città. Io cosa ho fatto? Ho fatto una cosa semplicissima, ho chiesto all'amministratore di farmacie di spiegarmi come vengono erogati questi contributi. Ho chiesto semplicemente di dire quali sono le linee guida o quali sono comunque le procedure con le quali si decide che cosa e come finanziare. Per dirla un po', per stemperare un po' il clima, ho ricevuto delle risposte che sono semplicemente delle supercazzole che farebbero invidia a Ugo Tognazzi. Perché io ho chiesto, per esempio, guardate, mi sono riportato le domande, perché erano domande semplicissime alle quali si poteva rispondere immediatamente. In realtà ho aspettato un mese per queste risposte. E io ho chiesto, l'azienda ha riconosciuto piccoli contributi a soggetti e associazioni del territorio che svolgono funzioni di utilità sociale, a quanto pare. È stato proposto all'azienda di farlo, cioè qualcuno è arrivato e ha proposto all'azienda di finanziare questi progetti? Se sì, chi ha proposto? La risposta è stata: l'azienda ha corrisposto alcune richieste ricevute a UTE e Casa delle Associazioni. Questa è la risposta. Se sì, e da chi? Non si capisce chi sia entrato in contatto con chi ha chiesto e come questi contributi siano arrivati. Benissimo, restituzione sociale. Anche qui, siamo sicuri effettivamente che i progetti che sono stati finanziati costituiscono priorità per i cittadini di Sesto San Giovanni? Probabilmente per azienda farmacie, perché non si capisce chi abbia deciso e come, sì. Io invece credo che sia necessario anche in futuro utilizzare appunto linee guida per capire effettivamente e sondare i cittadini per capire quali siano effettivamente le priorità, perché quella casa dell'associazione sta sempre in quel quartiere dove ci sono situazioni a dir poco critiche. Andiamo avanti. Perché io tempo fa, non so se vi ricordate quando c'è stato il cambio di CDA in Pelucca, è stato nominato il nuovo CDA, il presidente, se non ricordo male, e ci fu tutta una serie di comunicati stampa, ci fu tutta una serie di scambi tra le forze, perché non si capiva di chi fosse espressione questo nuovo dirigente. E cosa feci? Semplicemente chiesi, tramite posta certificata, chiesi di avere i verbali del Consiglio di amministrazione, i verbali d'assemblea, per capire cosa fosse successo e come fosse stato eletto questa persona. Benissimo, la risposta è che ho scoperto che Pelucca non è un ente né partecipato né controllato dal Comune, è un ente pubblico, è un ente privato di controllo pubblico,
lì ho scoperto che farmacia, che, scusate, che Pelucca può tranquillamente, secondo loro, non dare i verbali delle assemblee. C'è un consigliere comunale, cioè la politica nomina metà del consiglio d'amministrazione di Pelucca, però la politica non può chiedere neanche un verbale d'assemblea, è una cosa fenomenale, fantastico. Già un ente pubblico, un ente privato di controllo pubblico, a me già pensare una roba del genere fa abbastanza impressione. Quindi la politica nomina. Cosa succede quindi? Succede che se io ho qualcuno che è nel consiglio d'amministrazione, che è espressione della mia forza politica, posso sapere tutto quello che succede. Altrimenti, ti saluto, niente. Chiedi qualcosa, non te la danno. E sono quelle cose un po' strane che non... Ecco, un'altra cosa mia... Parlavo prima con la consigliera Landucci, perché io ho chiesto delle elucidazioni sulla Fondazione ISEC. Vedendo il documento unico di programmazione, c'era un saldo negativo al 2015 di Fondazione ISEC. Mi chiedevo come fosse possibile. In realtà le risposte le ho fatto le domande settimana scorsa, mi sono arrivate questo pomeriggio. Anche quello, un ente forse che nel momento in cui, come si evince da quello che mi hanno mandato questo pomeriggio, non ha più finanziamenti dal privato e non ha più praticamente carburante per andare avanti, a quel punto lì io mi chiedo effettivamente la partecipazione. Anche lì ricevo la documentazione e mi dicono Fondazione ISEC non è un ente né partecipato né controllato dal comune. Io però tutte le volte vado nella sezione trasparenza del sito del comune di Sesto San Giovanni, per esempio come ho fatto per Proaris. Scusate, vado un po', faccio un po' uno slano perché mi sono addentrato in tutte queste società. Proaris è un'altra società, una società che è 40% del comune di Sesto San Giovanni, 60% di Aduea. Anche lì chiedemmo al tempo in cui chiedemmo tutti i documenti sull'inceneritore, su Core, anche in quel momento chiedemmo i verbali d'assemblea, i bilanci, e ci dissero che no, non è possibile perché A2A è quotata in borsa, quindi il socio al 40% di Proaris non può avere i bilanci, perché nel momento in cui io sono un consigliere comunale e faccio una richiesta tramite posta elettronica certificata di avere una determinata documentazione, lo faccio come parte integrante, come amministratore del comune di Sesto San Giovanni e quindi come Sesto San Giovanni. In quel caso, fortunatamente, intervenne autorevolmente il segretario generale e la documentazione fu inviata. Dicevo prima di Fondazione ISEC, forse riguardare a tutti questi enti che non hanno, in questo caso secondo me, un futuro, rivederli e capire con chi di queste cose ne capisce, perché dentro abbiamo professori universitari, abbiamo espressioni alte di associazioni, capire insieme a loro come si fa, perché è chiaro che se c'è un passivo, come mi hanno detto, nel 2015 del 2014 50.000 euro, 45.000 euro, e poi si continua, e da 45 passano a 60, poi passano a 65, poi arriveranno non so a quanto, è chiaro che un taglio bisogna darlo a queste questioni, perché sennò finiamo come farmacie comunali, speriamo di no, dove i 45.000 euro sono arrivati a qualche milione di euro. Una di quelle scelte lungimiranti, tra l'altro, fatte da una parte della maggioranza e non da tutta. Io effettivamente, guardate, l'unica cosa che l'unica azione del passato che rivendicherei fortemente è quella sulla lotta alla morosità nelle case comunali, perché quella era veramente una voragine. Una morosità nelle case comunali, io ricordo, quando diedi i dati la prima volta in consiglio, successe un pandemonio fuori da qui, perché in molti me lo rimproverarono. Alcuni addirittura mi dissero, ma tu non puoi dare dei dati che hai solo tu. Io sono un consigliere comunale, faccio una richiesta d'accesso agli atti, come possono farla tutti quanti i consiglieri comunali in quest'aula. E i dati ce li ho perché me li danno, ma li darebbero a chiunque. Io ribadisco, ho fatto benissimo a fare quella richiesta, abbiamo fatto benissimo come gruppo a puntare, a combattere quello che è un cancro per una città, perché quelli sono soldi di gente, perché... se uno si informa e comincia a parlare con i tecnici a capire, sa benissimo che di quelli che erano allora 5 milioni di euro, 5 milioni di euro,
I tecnici ti dicono che la morosità incolpevole, cioè di quelli che veramente non possono pagare, si aggira dal 3 al 5%. Rimane il 95%, ma facciamo che fosse anche 10, 15, l'85% di 5 milioni di euro sono tanti soldi che qualcuno dovrebbe dare perché li può dare, ma in realtà non li dà. Ed è una cosa veramente ignobile. È una cosa che ci fregiamo di aver portato in questa discussione, nella discussione in consiglio, fortunatamente è stata accolta positivamente, fortunatamente dopo le prime lettere di sfratto sono rientrati parecchi soldi, perché se non ricordo male subito il primo anno del provvedimento rientrò quasi 1 milione di euro. Io mi fermo qui e niente, quello che volevo dire l'ho detto, non ho altro, anche perché come si diceva prima stiamo parlando di un bilancio di previsione, è chiaro che quando si discute di un bilancio di previsione si ascoltano gli interventi e si parla di tutto quello che si è fatto prima, ovviamente c'è una narrazione, secondo me l'enfasi che ha usato ieri sera l'assessore al bilancio è stata addirittura esagerata, è stato un elenco spropositato di cose date tutte per fatte. Anche perché se si parla di PAE, si parla di riduzione, anche lì rientriamo nel discorso delle manutenzioni. Voi provate a entrare in una scuola pubblica al mattino, in primavera, ci c'è ancora una temperatura di 40 gradi, che i bambini devono andare in giro il costume da bagno. Uno gli dice, si può abbassare il riscaldamento? No, perché? Perché la verità è che c'è da fare un piano di manutenzione su tutte le opere pubbliche e quello che sono gli obiettivi del PAES passano logicamente anche dalla ricognizione e da una revisione di tutte quelle che sono quel tipo di politiche e che non sono solo politiche di bandiera, ma sono semplicemente sono azioni concrete che devono essere fatte, quelle sì lungimiranti per un futuro e per una città migliore. Grazie. Grazie consigliere De Noia, ha chiesto la parola il consigliere La Miranda, prego. Grazie. Infine, a chiusura di una consigliatura, è sempre difficile affrontare il tema del bilancio, perché come mi è capitato di dire anche nella scorsa consigliatura, è sì l'atto amministrativo principale di una giunta, di quello che dà l'indirizzo economico e politico. Ma è anche vero che sotto campagna elettorale diventa uno strumento eccellente di propaganda politica. Questa sera mi ero quasi ripromesso di andare a prendere l'intervento di 5 anni fa, di leggerlo pari pari, e dico, ho assolto al mio compito, perché tanto vado a vedere, ci saranno esattamente le stesse cose. Gli elementi di criticità. Su un bilancio di 194 milioni, la metà è assorbito dalla spesa corrente, che per chi non è avvezzo è il costo d'esercizio della macchina comunale. È una tassa fissa che i cittadini se stesi hanno sulle proprie testa fin dalla nascita e che poco questa giunta ha fatto, come le precedenti, seppur sovente da queste parti richiamata a un intervento più massiccio, ha fatto per diminuirla. In sede di replica sicuramente ci verrà detto, non è vero, abbiamo ridotto il numero dei dirigenti, abbiamo ridotto il numero delle PO, è calato il numero degli occupati, dei dipendenti. Vero, proporzionalmente ai dirigenti che sono andati in pensione, alle PO che sono andati in pensione e ai dipendenti che sono andati in pensione. Non c'è stata una rimodulazione sostanziale però dei costi, salvo i premi per i dirigenti. Il resto della spesa strutturale non ha subito alcuna modifica. Quando all'inizio il sindaco preannunciò, dopo i primi tentennamenti, la volontà di rivedere il peso del costo della macchina amministrativa attraverso l'organizzazione del personale, avevo guardato con fiducia. Poi sono rimasto deluso, ma non fosse altro perché aveva scelto anche un buon dirigente, tanto è vero che abbiamo visto l'incarico che adesso ha assunto. Poi non c'è stata la forza politica, forse, un po' come i CDD, che Romagnello scherzosamente li chiama CCD. Forse è mancata questa in questa giunta, la forza politica, la schiena dritta per rivendicare con orgoglio
la propria idea di città, piegandosi, un po' come sta facendo adesso il governo con i voucher, ai diktat di una componente ormai minoritaria, ormai mi verrebbe da dire quasi un orpello, mi consentano, non si offendano anche perché, diciamo, i residuati che sono rimasti in consiglio sono anche comunque di spessore come consiglieri, non è quello il problema. Però diciamo che sono quei fastidiosi orpelli che comunque ci sono, servono, ma che danno fastidio poi nell'affrontare la macchina di governo di una città. E credo che questo poi si paghi prezzo, però, pesante. Perché poi alla fine i risultati si devono anche dare, non si può solo vivere di chiacchiere o di pronunciamenti. Sa, poi mi viene sempre specie pensare come all'inizio lei aveva ottenuto il consenso anche della lista Caponi, che adesso la osteggia al proprio programma di governo. Appare strano adesso come si sia questo scollamento. Da parte nostra noi avevamo le idee chiare sulle sue capacità di amministrare la città. Quando è stato l'intervento avevamo detto c'è molto fumo e poca sostanza. E tanto è vero che io e il consigliere Di Stefano insieme alla consigliera Landucci le avevamo votato contro il programma. Poi qualche sprazzo di luce l'avevo intravisto e noi eravamo stati i primi a dirle fateci conoscere bene questo programma, questo disegno, discutiamolo. È la stessa accusa che vi abbiamo lanciato sui CDD. Partiti lancia in testa, come si suole dire, per fare la rivoluzione, ci siamo trovati che i dipendenti ce li troviamo, appunto, come ha ricordato la consigliera Landucci, tutti qua ancora in carico, che non faranno più il loro lavoro per cui avevano, tra virgolette, raggiunto la specializzazione, perderemo altri soldi e tempo per riconvertirli a un altro ruolo, gli utenti, chi se ne frega, i disabili, tanto anche se cambiano gli assistenti, per loro il percorso è uguale a questo punto e quindi va un po' in soffitta tutta la reclama che veniva fatta, la fidelizzazione nel rapporto tra il dipendente e l'educatore, ecco, non mi veniva perché comunque penso sempre al dipendente, ma educatore, la figura dell'educatore e il profilo del disabile dell'utente. E quindi credo che da questo punto di vista le somme vadano tirate quando si fa un bilancio di previsione su fine consigliatura, anche con un'analisi un po' più di spessore politica. Poi se uno vuole entrare nelle cifre lo facciamo, però poi alla fine la discussione è sempre quella, perché come ha ricordato anche la consigliera Landucci, 42 milioni di spese in conto capitale, poi la metà risultano tecnicamente a bilancio coperte, le altre dei residui. Poi andiamo a vedere però sostanzialmente, che ricordo anche questo, in conto capitale sono gli investimenti, cioè ciò che si spende, si produce, si crea all'interno della città e principalmente di solito sono le opere. Poi ci hanno dato il dettaglio degli investimenti, del piano di attuazione delle opere, 3.500.000 euro. Un po' che mi viene sempre in mente i famosi project financing dell'ultima consigliatura di Oldrini, la caserma dei carabinieri, 7 milioni che aveva fatto quadrare tutto il bilancio, guarda caso, magicamente, e poi giustamente il mese dopo, quando era finita la campagna elettorale, ci siamo dimenticati anche di fare la nuova caserma dei carabinieri. Spero che non succeda così adesso con il commissariato di polizia sulle aree falche. Lo faremo noi. Allora, da quel punto di vista è sicuro. Quindi in realtà poi il problema è l'analisi del bilancio, non tanto nelle singole voci che come sappiamo all'occorrenza vengono spostate, ma nei costi ad esempio sociale. Qualcuno ha ricordato, ci siamo scannati, azzannati tra consiglieri e tra parti politiche sulla battaglia tra virgolette del CDD, che comunque ha un'incidenza di spese circa 1 milione, 1 milione e 2, tralasciando bellamente il peso e il costo degli asili nido, che ricordo incidono per circa 6 milioni, di cui 3 milioni e mezzo a perdita secca. Ed è un dato strutturale che ci ritroviamo tutti gli anni da oltre 15 anni e nessuno si degna minimamente di porre rimedio con i costi che abbiamo sentito adesso
che ha toccato con mano la consigliera Landucci col nipote. Io credo che il compito di una giunta e di un'amministrazione, sì, è vero, di dare risposte ai cittadini, a tutti i cittadini, senza distinzione di censo, di classe, di genere, ma se anche deve avere l'onestà intellettuale di andare oltre la propria filosofia politica certe volte e di fare veramente solo l'amministratore dei conti. Sugli asili nido bisogna essere amministratori seri, bisogna avere il coraggio di andare a dire con onestà che la situazione non può più andare avanti in questo modo, perché se no non possiamo andare continuamente a chiedere ai nostri cittadini l'aumento dei tributi, a girare in qualche modo le voci di bilancio per tassarli ulteriormente, per continuare a spendere soldi in questo modo nel sociale. Perché poi sono soldi che leviamo ad altri interventi sociali necessari, quelli di sostegno alle famiglie. Perché questo non è un intervento che diamo di sostegno alle famiglie inteso come nucleo familiare, lo diamo a dei singoli, ma anche qui con un prezzo salatissimo, perché il costo, lo sanno molti di qua in Consiglio Comunale, quanto costa un bambino all'asilo, al comune sostanziale. Superiamo quasi i 20.000 euro. Non è? Romagnello, lei non conteggia mai i dipendenti, la struttura, guarda solo la retta e la mensa. Quando si fa l'analisi di bilancio in un'azienda, si guarda tutta la componente e siccome una volta l'abbiamo fatta fare, i conti li abbiamo fatti. E quindi ce li abbiamo sempre lì, sono conti storici, ormai non è che possono cambiare. Se non sono 20 saranno diventati 17. Non è che cambiano molto, l'abbiamo fatto sotto la giunta Oldrini, quindi non è quello il problema. E non è cambiato molto, mi pare, perché non sono stati esternalizzati gli asili, ci abbiamo ancora, abbiamo personale che non è più dipendente ma che viene all'occorrenza ogni anno assunto e stabilizzato con contratti ad hoc. Allora, in fin dei conti, quindi non c'è elemento di novità, di rilancio, anche per dire da parte del sindaco, cari concittadini, io mi ripresento, vi richiedo di darmi la fiducia, ma vi indico già la nuova strada. No, la tengo nascosta eventualmente. Poi dopo mi ripresenterò se mi è andata bene la campagna elettorale e dico adesso devo porre rimedio, però sono stata zitta, ho raccolto dicendo terrò gli asili nido, terrò questo, terrò quest'altro, fiore all'occhiello di qui, fiore all'occhiello di là, gli impianti li abbiamo risanati, la Carmenlongo la recupereremo, la Carmenlongo, perché ovviamente non si può andare a dire in questo momento che la Carmenlongo è praticamente defunta definitivamente perché non abbiamo ancora provato la variante al P Vulcano delle piscine. Nel momento in cui c'è quella è evidente che la Carmenlongo va a cubatura, perché è inutile che ci giriamo intorno. Però queste cose bisogna anche averle già la forza politica di saperle scrivere in un bilancio di previsione, perché è quello che guardiamo al futuro, perché qui stiamo comunque vincolando la prossima giunta di qualunque colore appartenga e sarà eletta. Certo, può fare le variazioni, può fare gli assestati la nuova giunta, però rimane vincolata a queste iniziali cifre. Allora io credo che a maggior ragione, quando si va a fine consigliatura, il compito di chi amministra è quello appunto di guardare oltre l'orticello, è quello di dare un programma di previsione, non dico quinquennale perché qualcuno comincia a sobbalzare nei banchi del PD, non da queste parti, però quantomeno di dare una previsione di lunga speranza per questa città, che è una città che sta morendo, lo dicono tutti. Non ci sono più investimenti da parte del mondo dell'economia, non solo nel settore dell'edilizia che sappiamo in crisi. Poi dico, andatevi a vedere però gli oneri di urbanizzazione, perché poi ogni anno si dimentica sempre di andare a guardare anche quella voce nell'ambito del bilancio, che è la cartina di tornasole di come funzionano le cose a Sesto. Ma al tempo stesso che vorrei dirvi, al tanto vituperato sistema Sesto portava dai 12 ai 15 milioni di oneri di urbanizzazione. Quindi, poi c'erano quelli conglobati, no, anche, però questi erano quelli che c'erano ufficialmente a bilancio. Quindi vuol dire che era una stagione diversa comunque nella capacità di sviluppare e affrontare la città. Non c'è in questa situazione e non è solo colpa dell'economia. Non è solo colpa dell'economia e del mercato. Però ci sono anche le aziende che scappano. Alcune purtroppo, ahimè,
come la General Electric, non per volontà dell'amministrazione, questo lo riconosco perché poi abbiamo fatto una battaglia, per assenza di un governo e assenza dell'Europa, ed è la vera crisi, diciamo, di tutta l'Europa su questo. Però ce ne sono altre, come più volte hanno ricordato, Gabbioneta e la in primis, che hanno dislocato vicini, nel territorio vicino, in luoghi comuni vicini, e su questo non si è cercato in nessun modo di porre rimedio, perdendo anche in questo caso posti di lavoro, risorse, energie, per poi avere un sito che 99 su 100 verrà riconvertito in edifici residenziali, barra uffici forse, ma sono più sicuro che verranno fatti degli edifici residenziali, vista l'ottima posizione. Allora, questo bisogna essere anche però concreti quando si dicono queste cose, e reali e pragmatici. Questo è il mio modo di vedere la città. E allora con questo si chiede anche il consenso. Poi va benissimo l'associazionismo, il bilancio partecipato, che si danno un po' di soldi a qualche ideuzza che viene fatta nei quartieri, tanto per dare qualche regalia elettorale, va sempre bene da questo punto di vista. Ma non è quello che fa le differenze nell'amministrare una città come Sesto San Giovanni. Perché comunque abbiamo un bilancio. Io credo che quando sono entrato in Consiglio Comunale forse non superavamo i 90-100 milioni di euro, forse, a bilancio. Siamo arrivati a 194 milioni. Intanto sobbalzo quando vedo che continua ad aumentare. Perché dico, caspita, abbiamo sempre più risorse a disposizione. No, le risorse sono sempre rimaste. Cioè, poi vado a fare le proporzioni delle percentuali. Abbiamo la rigidità di spesa è sempre tra il 67 e il 70%. Cioè, come girano le cifre? Sempre quella è la percentuale di rigidità di spesa del bilancio. E quindi alla fine dico qua, invertendo l'ordine degli addendi, cioè dei saldi, alla fine però non cambia il peso e l'incidenza all'interno del bilancio. Ed è lì credo che il compito di un vero amministratore che deve lanciare la sfida, e quindi è quella che diciamo ci dovremmo fare carico noi, se chiamati a governare, sarà proprio questa, di portare questa prima rivoluzione. E i margini ci sono all'interno di quel bilancio per chi lo sa leggere e lo conosce. E quindi ecco perché spesso quando intervengo su questo tema puntualizzo molto questi aspetti, che sono aspetti che spesso vengono non tenuti in debita considerazione come l'incidenza del tessuto sociale, della percentuale tra le fasce di reddito, la percentuale tra le fasce di pensionati, la percentuale della fascia 0-14, che sono tutte fasce che a seconda di come decrementano o incrementano percentualmente ogni anno, vanno a incidermi sul bilancio. Allora io devo avere la capacità di prevedere, questo sì, nel corso degli anni, come una certa fascia possa implementarsi o meno, e quindi predisporre un bilancio in grado di assorbire queste spese ulteriori, perché diversamente se no mi trovo sempre con lo stesso problema degli squilibri di bilancio che in qualche modo devo rappezzare inventandomi qualche entrata fittizia per poi fare la quadra di bilancio, tanto poi anche se poi sappiamo che se non c'è non si crea nessun problema, perché il bilancio, appunto, per chi non è avvezzo ai bilanci, diciamo, della pubblica amministrazione, non corrisponde esattamente al bilancio, diciamo, di una società, quindi le entrate possono anche essere nominali e non sostanziali, così come le uscite possono essere nominali ma non sostanziali. L'unico vincolo è che per poterle fare devono essere già inserite nei titoli, perché altrimenti c'è la violazione di legge, ovviamente dei principi contabili rispetto a quella che è la giurisdizione della Corte. Quindi, diciamo, la raccomandazione che devo affidare nuovamente a quest'Aula a chiusura di questa consigliatura, poi sarà il popolo che deciderà se dovremmo essere noi a governare o quantomeno se dovremmo risiedere nuovamente in questi banchi per controllare l'azione di chi sarà chiamato ad amministrare questa città, è questo. L'auspicio veramente, quello ogni volta che io mi affido, è quello di trovare nei governanti, nei nuovi amministratori, una capacità di dialogo che vada un po' oltre gli schieramenti, perché alcuni temi sono della città e non sono solo di una parte. E perché forse, come sostengo sempre io, se certi temi diventano comuni è più forte anche chi amministra, può spendere meglio il proprio potere politico nei confronti degli organi sovracomunali e quindi avere più forza e magari anche più attenzione, perché se poi la forza con cui si presenta è trasversale,
a livello di rappresentanza politica. È più facile da quel punto di vista ottenere poi l'impegno economico e politico. Il caso è la condivisione che c'è stata su Città della Salute, alla fine vedete che c'è sinergia di condivisione territoriale e quindi automaticamente lo troviamo e ne abbiamo sempre riprova a livello regionale, dove c'è il massimo dell'impegno di Regione Lombardia, comunque a prescindere da chi governa la città di Sesto San Giovanni, perché comunque è un progetto condiviso dal territorio. E quindi saremo noi, sarà di nuovamente la maggioranza del PD, a trazione PD, a governare questa città, sicuramente ci sarà sempre un impegno costante di Regione Lombardia sulla questione. E questo sia il modello attraverso cui è necessario affrontare sicuramente la nuova consigliatura. È un modello che io auspico sempre, lo dico sempre, ed è quello che spero che poi, se toccherà a noi chiamare a governare questa città, sapremo anche applicare, perché è così che credo che sia la carta vincente per poter rilanciare l'economia in questa città, far ritornare gli investimenti e dare nuovamente speranza ai cittadini sestesi. Grazie. Grazie consigliere La Miranda, grazie anche perché i suoi interventi politici hanno sempre un senso misurato. Complimenti, grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Francesi, prego. Grazie Presidente. Questo bilancio è di fatto il bilancio dell'amministrazione che verrà. Mi aspettavo, visto che questa giunta si ripropone per governare la città anche nei prossimi 5 anni, qualcosa di più interessante. Speravo di intravedere un piano interessante per il futuro, per i prossimi 5 anni. E invece devo dire che ci state riproponendo la stessa identica politica degli ultimi 5 anni, immancabilmente immutata, copia e incolla di tutti gli ultimi anni. E trovo questo estremamente riduttivo per la nostra città e per il futuro della nostra città. Non vedo nessun tipo di pianificazione e questa è una delle cose che vi abbiamo sempre fatto notare. Non avete assolutamente in nessun caso messo a punto dei piani a medio lungo termine per governare questa città. Avete sempre solo ed esclusivamente governato nella urgenza e nella contingenza, ma un piano che avesse un'azione quest'anno, la seconda azione nell'anno prossimo, quindi tutto ben, un bel cronoprogramma definito e dettagliato, in questi 5 anni io non l'ho mai visto e continuo a non vederlo nei prossimi 3 anni, visto che la pianificazione è per i prossimi 3 anni. Mi aspettavo qualcosa di diverso, perché capisco i primi 5 anni vi sono forse serviti per rodare, per capire come funziona la macchina comunale, ma da una giunta che ha lavorato, come dite voi, intensamente all'interno della macchina comunale, mi aspettavo una pianificazione diversa per il prossimo futuro. Mi aspettavo di vedere qualche barlume del vostro programma elettorale, dal momento che vi riproponete come forza di governo. E di conseguenza state di fatto costruendo quello che sarà il vostro bilancio, la spesa e la realizzazione delle vostre opere. Non ho visto niente, esattamente quello che avete fatto l'anno scorso. Non esiste un piano di risanamento delle partecipate in perdita, quindi di fatto obsolete e inutili. Invece di pensare a un piano di liquidazione, lasciateli immutate, a perdere ulteriori soldi pubblici, da qui ai prossimi anni. Per quale ragione? Non si sa. Non esiste, ad esempio, un piano di liquidazione definitiva per il CTP. Io speravo realmente di leggere qualcosa all'interno del DUP e invece non c'è scritto niente. È in liquidazione, ancora quest'anno ha perso 88.000 euro. È lì, però non si sa, mi sembra, non mi ricordo esattamente la cifra, comunque una cifra importante, e non è ancora liquidazione perché non si sono chiuse le cause legali. Ho capito, è arrivato il momento, visto che è in liquidazione da quasi 10 anni, o giù di lì, poco meno, è arrivato il momento di prendere delle decisioni coraggiose e chiudere questa società, che ci sta facendo perdere soldi. Io sono stufa di vedere sperperato in questa maniera denaro pubblico. Non sono soldi della giunta, sono soldi dei cittadini che vengono distratti e vengono persi
in niente, è come se fosse un tubo che continua a perdere acqua. E invece che andare a tapparla, non ci possiamo fare niente, non è colpa nostra, è colpa di Milano, è colpa di ATM, non vogliono fare un accordo, ho capito, però noi continuiamo a perdere soldi, soldi che avremmo potuto investire nella città. Nonostante l'esistenza del tavolo del commercio, poco o niente è stato pianificato per i prossimi anni per il commercio di vicinato. Anzi, pesa come una spada di Damocle il nuovo polo commerciale che sorgerà nelle aree falche, perché guai a chiamarlo centro commerciale, non sarà un centro commerciale. È un polo commerciale, poi bisognerà vedere come verrà sviluppato. Però di fatto ucciderà il commercio di vicinato del centro della nostra città. E nel frattempo, visto che non si sta facendo niente di concreto sul commercio di vicinato, i negozi storici di Sesto continuano a chiudere. Sicuramente non solo per colpa del comune, la realtà economica del momento è difficile, però noi non stiamo facendo niente per aiutarli. Non ho fatto i conti quest'anno, ma mi ricordo che nel previsionale dell'anno scorso, credo forse lo 0, qualcosa del bilancio era stato investito per il commercio di vicinato o per rilanciare il commercio di vicinato. Non esiste una pianificazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, questa raggiunge veramente l'apice. Anzi, le uniche azioni che si pensa di intraprendere sono progetti di manutenzione ordinaria che giacevano da anni nel piano delle opere. Le abbiamo resuscitate, magicamente in commissione le abbiamo resuscitate e l'assessore Innocenti gli ha tolto il nome di piano delle opere e le ha chiamate PEBA. Però andando a grattare e facendo delle domande un po' più nel dettaglio, ci siamo accorti che quelle opere di risanamento e di manutenzione per abbattere le barriere architettoniche, altro non erano che opere che giacevano da anni nel piano delle opere che non erano mai state realizzate. Le abbiamo cambiato il nome. Però, è noto a tutti noi consiglieri perché l'abbiamo ricevuta recentemente, la mail prima del comunicato stampa che è uscito. Qualche giorno fa il signor Paganini ci ha mandato una mail che io trovo veramente, quando l'ho letto ho detto no, qua veramente abbiamo raggiunto il massimo. Nei prossimi giorni ci sarà, o nelle prossime settimane, ci sarà un evento sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono state invitate tutte le associazioni e le persone coinvolte. Hanno invitato anche il signor Paganini ad una riunione per organizzare il programma di questo evento. Peccato che la riunione verrà tenuta in una sala che il signor Paganini, che sappiamo tutti che è sulla sedia a rotelle, non può raggiungere. E lui ha detto io non posso partecipare e per l'ennesima volta vengono organizzati eventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche alle quali lui non può partecipare. Io non lo so, sembra veramente di fare un discorso con gli schizofrenici. Io spero che visto che ha scritto questa cosa la riunione di organizzazione venga in qualche maniera spostata. È sotto gli occhi di tutti, grazie all'intervento del consigliere Lanzoni, lo stato delle scuole Don Milani. La tanto sbandierata ristrutturazione delle scuole di quest'estate non è stata portata a completo compimento, nonostante quando uno alza un attimo il tono venga subito redarguito, no ma noi abbiamo fatto, no voi non avete fatto. Tant'è vero che poi l'intervento arriva all'improvviso, senza neanche informare la scuola suddetta. Io ringrazio il consigliere Lanzoni per aver portato alla nostra attenzione una situazione veramente di una tristezza e non c'è altro da aggiungere. Continuare con la politica abitativa che è stata portata avanti in questi 5 anni è, secondo me, delinquenziale. E vi spiego perché. Perché continuare a pensare di sradicare famiglie se stesi e mandarle negli alberghi, spendere soldi in alberghi, proseguire con il progetto di Fondazione Arca, che come diceva la consigliera Landucci, di fatto serve per mettere le famiglie in condizioni di poter essere reintrodotte
nella società, ma loro hanno semplicemente perso la casa, non hanno bisogno di essere educate. Continuare a spendere soldi, perché ne stiamo spendendo veramente tanti, su questo tipo di politica e riproporla per i prossimi anni non va bene. Ci porterà a perdere dei soldi, a distrarre delle risorse economiche importanti per sviluppare altri tipi di progetti, come ad esempio la subloccazione. È un fatto che la subloccazione aveva dato dei risultati migliori rispetto ai risultati che l'Agenzia della Casa ha portato avanti negli ultimi 2 anni. Io trovo veramente brutto pensare di poter mandare una famiglia, madre, con i figli in un albergo a Lodi. Cioè l'unica soluzione per le famiglie sfrattate è delocalizzarle altrove in un albergo, quando c'è la fortuna, e lasciare il padre Dio solo sa dove. Questa non è una politica vincente, è una politica perdente e non si deve continuare a portarla avanti, va interrotta. Nel frattempo però non è stato fatto, ora la prima interrogazione che abbiamo fatto quando è iniziata la consigliatura, abbiamo chiesto se l'amministrazione aveva intenzione di iniziare sulla scia dei progetti dell'associazione Salviamo il Paesaggio, se l'amministrazione aveva in progetto la ricognizione di tutti gli immobili sfitti per andare a vedere se si potevano riqualificare. All'epoca, 5 anni fa, c'era stato detto che non c'erano i soldi, intanto ne perdiamo. Non c'erano i soldi per portare avanti questo tipo di progetto. Forse però ci siamo accorti negli anni che andare a recuperare gli immobili vuoti, sfitti e inutilizzati potrebbe essere una delle soluzioni. Iniziare un progetto di questo tipo seriamente, non facendoci ovviamente occupare in maniera illegale gli immobili vuoti, ma iniziare un tipo di progetto di questo genere, forse porterebbe a una soluzione. Ma neanche questo si vede nel DUP e neanche questo si vede nel programma dei prossimi 5 anni. Continuiamo a spendere soldi negli alberghi. Non esiste un piano di utilizzo reale della CUC, che secondo noi avrebbe veramente le possibilità per essere il centro di raccordo per i diversi comuni del Nord Milano, per poter eventualmente accedere ai bandi europei, perché è sotto gli occhi di tutti che il comune di Sesto San Giovanni da solo non potrà mai accedere ai fondi europei, perché bisogna fare delle cordate di comuni. Allora sviluppiamo questa CUC. Della CUC non è dato, sì, ci sono 2 righe, ma abbiamo un centro unico di committenza per poter veramente sviluppare dei progetti importanti sui bandi e sul reperimento di fondi europei, che sono lì e aspettano soltanto di essere reperiti. Ovviamente bisogna avere il know-how, però non si sa che cosa se ne farà. Abbiamo fatto la CUC solo ed esclusivamente perché avevamo un adempimento di legge da portare avanti. Si parla di riqualificazione del verde eseguito in questi anni, ma devo dire che forse anche in questo non si è andato oltre la carta. Si parla tanto della cooperativa di cui adesso mi sfugge il nome, le famose, quelli che io chiamo gli omini con la tuta rossa, co-work, esatto, che dovrebbero riqualificare, tenere in ordine i giardinetti, tenerli puliti, fare manutenzione ordinaria. Allora, è sotto gli occhi di tutti, senza dover andare troppo lontano. Il giardinetto qui sotto il comune, non c'è più lo scivolo, è stato tolto 1 anno e mezzo fa, non è stato più rimesso. I bambini non hanno più lo scivolo. Dall'altra parte della strada, il giardino della Villa Zorn, lo scivolo è stato tolto, pericolante. E 1 anno fa io ho detto all'assessore Iannizzi, guardate che lo scivolo è pericolante, forse dobbiamo fare qualcosa. 1 anno fa, adesso non c'è più. Sotto le altalene dove giocano i bambini ci sono le voragini e il tappeto, boh, non so che diamine usino per fare quei cavolo di terrici,
che sta venendo fuori. I bambini per salire sull'altalena si devono arrampicare perché c'è un dislivello tale che o sono alti 1,80 m o hanno la mamma a disposizione oppure non riescono a salire sull'altalena. È un anno che io dico che i giardinetti di Villa Zorn vanno riqualificati. Avevate fatto un lavoro meraviglioso 5 anni fa in piena campagna elettorale. Li avete lasciati abbandonare, cioè li avete abbandonati a loro stessi. Alla faccia della politica giovanile, perché i bambini fanno parte dei giovani. E qua non c'è assolutamente cura nei confronti dei bambini. Ieri si diceva sempre sul bando della mensa, si spende meno ma la qualità è rimasta la stessa. Allora, è notizia di oggi che venerdì c'è lo sciopero della mensa, non so per quale ragione, probabilmente avranno anche ragione di scioperare, non hanno ragione, non lo so, non entro nel merito. Che cosa si offre ai bambini della scuola materna, quindi anche ai bambini di 3 anni, come pasto sostitutivo? Il tramezzino al tonno. Voi adesso mi dite un bambino di 3 anni come diamine fa a mangiare un tramezzino al tonno? Bambino di 3 anni. Ma non hai 3 anni. Non hai 3 anni. Allora la qualità non c'è, non è stata mantenuta. Perché Sodexo, quando faceva sciopero, non faceva mangiare il tramezzino al bambino di 3 anni. Quindi magari anche su queste cose un piccolo, un puntino di attenzione in più nei confronti dei nostri giovani. Perché i giovani non sono solo quelli che hanno l'età adolescenziale. Sono giovani anche i bambini. E qua politica per i bambini non è stata fatta. Poi probabilmente è un tema che a me in questo momento è particolarmente caro, visto che ne ho 2 piccoli. Però io mi rendo conto che questa città non è assolutamente a misura per loro. Per non parlare in ultimo del bando di igiene urbana e della sua attivazione. Nonostante i grandi proclami, la nostra città rimane sporca. E non se ne vede una soluzione. Area Sud non è assolutamente attrezzata per gestire una città come Sesto San Giovanni, tant'è vero che non aveva mai gestito città così grandi. Non solo, ma la scoperta dell'ultimo periodo, non so se ve ne siete accorti, ma penso di sì perché è stata fatta anche una commissione specifica, è stata quella di spostare la raccolta dei sacchi dalla strada al mattino, in tarda mattinata. Sfido voi a camminare per via Cavallotti, a me capita, al mattino alle 9 col passeggino, è uno slalom. Io cammino in mezzo alla strada col passeggino e il bambino sul passeggino perché non riesco a camminare perché c'è il sacco nero abbandonato lì fuori, alle 9 del mattino. Riqualificazione, pianificazione e miglioramento della città vorrebbe dire magari anche anticipare la raccolta del sacco, non posticiparlo. Se però questo è Area Sud, dovrebbe introdurre, non si sa bene come, non si sa bene quando, la raccolta dell'umido in un altro quartiere. Nel frattempo l'ha fatto nel quartiere 5, ma quando lo farà negli altri quartieri? E qual è l'altro quartiere che è stato scelto? Un minimo di pianificazione. Sarebbe stato sufficiente metterlo nel DUP. Dal 30 aprile del 2017 si inizierà col quartiere 4. Niente. Però si parla di tariffa puntuale. Non sappiamo quando proseguiranno con la raccolta dell'umido, però già iniziano a parlare di tariffa puntuale. Qua c'è qualcosa che non quadra. E per ultima la riorganizzazione. Noi non avevamo votato a favore, ci eravamo astenuti, avevamo riconosciuto però la bontà del progetto del dottor Tranchida. Poi non c'è stata la volontà di realizzarlo. Se n'è andato, ci sono stati pensionamenti, un po' di risparmio, ma di fatto una reale e profonda riorganizzazione dell'ente non è stata attuata. Noi abbiamo presentato la stessa interrogazione sulla riorganizzazione 5 volte. E per 5 volte non abbiamo ricevuto risposte degne delle domande che avevamo fatto. Non c'è dato sapere realmente che cosa è significato riorganizzare la macchina di questo comune. Se queste sono le premesse per i prossimi 5 anni, auguri. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego.
Sì, grazie Presidente, buona serata a tutti. Innanzitutto è l'ultimo mio intervento sul bilancio previsionale, quindi mi permetto, tra virgolette, di interloquire anche con alcuni consiglieri che stasera hanno, come dire, nominato direttamente o indirettamente la mia persona. Interloquire in modo molto benevolo, come si fa tra galantuomini. Innanzitutto sento parlare la consigliera Franciosi delle politiche abitative e mi rendo conto probabilmente del perché, non in questo ambito, ma in un ambito governativo, quindi parlo di Roma, del Parlamento, votiamo sempre più spesso insieme, nel senso che le politiche abitative sono forse l'emblema di come si potrebbe sfruttare meglio le risorse che sono a disposizione. E quindi, bene, grazie, poi farò un piccolo inciso magari in questo ambito. La seconda cosa è il consigliere Laminanda, a cui mi accomuna il fatto di non saper giocare a calcetto, e quindi come lui ho fatto la gavetta, non sapendo giocare a calcetto, e dai quartieri sono arrivato poi piano piano in questo consiglio comunale in cui sono stato seduto 5 anni, quindi 2 consigliature qui dentro. Non so se sono un orpello politico, direi di no, visto che tanto la maggioranza è fatta di 13, e mi dispiace anche per il mio consigliere che ho di fianco, tra virgolette, il mio amico, ma noi due facciamo 15, quindi tra virgolette no, non siamo un orpello sotto questo punto di vista. Siamo probabilmente un qualcosa di utile, perché abbiamo idee, abbiamo progetti che fortunatamente questa amministrazione, per capacità di ascolto spesso, ha messo in pratica in questi 5 anni. E di questo, per il poco che possiamo fare, per il poco numericamente che io posso contare, posso parlare solo per me stesso, ne vado grato e ne vado fiero, sotto certi ambiti e sotto certi suggerimenti che sono stati accolti. Consigliere De Noia, precedenza parlava di bilancio partecipativo, sì, ha ragione, lo scopo del bilancio partecipativo non è sicuramente quello di essere uno strumento per fare manutenzioni. Le manutenzioni sono in un altro capitolo del bilancio, questo è sicuramente vero. Sempre diretto al consigliere De Noia, volevo dire che anche noi della Fondazione Peluca non sappiamo nulla, nel senso che non siamo, come noi eravamo nelle farmacie, non sappiamo le vicende, anche se per le farmacie essere corretti, come forza politica siamo stati i primi a dire nel lontano 2012 che avevano il fiato corto ed a elencare i problemi che stavano emergendo. Forse qui è stata la parte meno appetibile, forse più orpello, nel senso che lì siamo stati veramente un orpello, nel senso che non siamo stati forse pienamente ascoltati quando lo dicevamo. Io questa sera, oltre a parlare di bilancio e previsione, vorrei parlare di una parola che non sempre viene detta, e non so se per un ritegno o perché viene, come dire, assemblata ad altre che sono simili. Io vorrei parlare dei poveri. I poveri esistono, ok? E sempre più gente sta andando nella povertà. Il ceto medio sta diventando sempre più povero, i poveri sono sempre più poveri, i giovani sono sempre più poveri e i ricchi sono sempre più ricchi. Quindi io vorrei parlare di poveri, quindi non di meno ambienti o di altre cose, la parola povero, perché per me il povero è una persona che va assistita, ma che va soprattutto, a cui bisogna soprattutto dare la propria dignità, ok? Prima di tutto. Quindi noi molto spesso parliamo di inclusione sociale, tanti parliamo di inclusione sociale, ma che cos'è l'inclusione sociale di cui tanti parliamo? L'inclusione sociale assume l'obiettivo di favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza. Ok? Quindi quello che ho detto poc'anzi. Questa è la definizione di inclusione sociale. E da qui poi vorrei partire a questo punto, esemplificando quindi. La mancanza di lavoro, disoccupazione, è senza dubbio un fattore di esclusione dal mercato del lavoro e non solo, dall'apprendimento organizzativo, dai consumi culturali, dal credito, dalla casa e dalla fruizione di servizi, tutti i servizi. È importante a questo punto capire, e a proposito di questo, individuare i target di popolazione più a rischio di esclusione sociale, identificando l'esclusione come una povertà relativa e non come una povertà perenne. Vorrei sottolineare questo. Andando sempre oltre voi, vorrei dire che non vi è dubbio che le politiche di inclusione sociale abbiano un costo oggettivo, un costo che occorre tuttavia riflettere attentamente quando lo mettiamo in atto.
perché sono costi sociali ed economici e a fronte di una loro assenza la parola inclusione sociale non ce la possiamo permettere, perché sono costi che noi non riusciamo a mantenere. Quindi l'inclusione sociale ha dei costi sociali che noi siamo obbligati e correttamente a mantenere perennemente nei nostri bilanci. Guai se non fosse così. Quindi un piano di lotta alla povertà deve muovere anzitutto dalla consapevolezza che la povertà è una realtà identificabile non solo dalla mancanza di denaro. Quindi accanto al reddito, come dicevo in precedenza, vanno considerati altri fattori, tra cui anche l'istruzione. Oggi chi non è ricco non va all'università, non giriamoci intorno, pari opportunità, non è così, ok? Ma è una cosa semplicissima. Vogliamo fare una visita urgente e stare 2 anni in ballo o farla da privato mettendoci magari 15 giorni? Vediamo, allora il povero forse è più sano di chi non è povero. Questa non è inclusione sociale, assolutamente, ok? Quindi contrastare gli svantaggi dell'istruzione nella formazione è una nostra, come dire, priorità. Eliminare la povertà infantile, garantire un alloggio dignitoso, migliorare l'accesso a servizi di qualità, sviluppare l'integrazione dei disabili, anche se quello di oggi è stato sicuramente un autogol calcistico. Bisogna tutelare le minoranze etniche e dare adito agli immigrati di essere parte integrante di una società che li accoglie. Oggi il decreto Minniti mi sembra che andava un po' dalla parte opposta. È stato votato comunque, sarà legge. Quindi, ripeto, questa è una questione di scelta e quindi di qualità. L'aumento delle disuguaglianze, aiutate dagli ultimi governi, vorrei sottolineare, dei partiti che ne fanno e ne facevano parte, di cui ultimamente mi sento sempre più lontano, orgogliosamente lontano, vorrei sottolineare. Quindi questa è una questione di scelte, non è una questione di politica. È una questione di scelte che viene fatta dalla politica. La politica economica e la politica sociale sono ben altro. In alternativa quindi alla politica della tolleranza zero, va costruita una politica, secondo noi, di una nuova prevenzione sul territorio, dove gli operatori del diritto, del welfare e delle istituzioni interagiscono con delle finalità comuni per ridurre i rischi di crescita della devianza. I magistrati devono continuare a questo punto a occuparsi e farsi i garanti della legge, in ogni circostanza. Le forze di polizia devono occuparsi della prevenzione del crimine ed essere i garanti dei diritti di cittadinanza. I prefetti devono essere i garanti dell'ordine pubblico. Con l'ultimo decreto, legge Minniti, che dir si voglia, io questo l'ho trovato un po' caotico, se me lo consentite. Noi dovremmo a questo punto, e qui parlo di politiche abitative perché secondo me è molto delicato parlare di politiche abitative, vi spiego semplicemente perché. Io leggo spesa corrente, dettaglio per servizi. L'anno scorso abbiamo speso 2.272.000 euro, quest'anno a bilancio abbiamo messo la metà, 1.141.000 euro. Quindi o nessuno avrà più bisogno di case, quindi la politica abitativa a questo punto saranno, come dire, ininfluenti, vanno via come il pane, si usa dire, oppure a questo punto forse si otterrà di più verso il canone concordato e meno con gli alloggi in albergo. Quindi lasceremo, tra virgolette, o trascureremo quel progetto Arca, che a me sinceramente, lo dico con tutte le la passione che ho, non è mai piaciuto, perché secondo me si può fare diversamente e ottenendo molto di più, cercando di ottenere qualcosa in più con il canone concordato, anche grande alle agevolazioni che sono subentrate in questo bilancio di previsione fatte da enti terzi a noi, tra cui anche la cedolare secca che è del 10%, quindi non solamente il fatto dello 0,40 sulla TASI. Vorrei sottolineare che, adesso non ho qui i numeri precisi, comunque il rapporto è di gli stessi soldi spesi per politiche abitative gestite con residenze alberghiere, due famiglie, si riesce a fare la stessa cosa con 5 famiglie o addirittura 6 a canone concordato o con sublocazione di questo tipo. Questa è la proporzione, ci sono dei dati, si possono vedere, quindi questa è un'affermazione. Quindi noi dovremmo essere in grado di fornire un'abitazione adeguata al maggior numero di famiglie possibile. Ce lo dice la Costituzione, non è che ce lo dice chissà chi. La Costituzione, che è ancora valida, ripeto, anzi è validissima. Rispondendo così a uno dei principali bisogni primari, il diritto alla casa.
Questo obiettivo strategico dovrebbe essere perseguito soprattutto attraverso la riconversione a fini abitativi di immobili abbandonati o dismessi, e noi su questo territorio stiamo perdendo delle occasioni. Da qui la necessità di nuove norme di indirizzo in materia urbanistica che assumono l'obiettivo di limitare il consumo di suolo libero. Necessario rendere quindi più conveniente, attraverso l'introduzione di un sistema bilanciato di incentivi e disincentivi fiscali, il recupero dell'esistente. Rigenerare le aree dismesse e abbandonate potrebbe dare ossigeno ad un comparto che è in apnea da tanti anni, al fine di ampliare la disponibilità di alloggi da dare in affitto. Sono questi che servono oggi, alloggi in affitto, ad un canone veramente sostenibile. Riutilizzare quindi per fini sociali le famiglie sfrattate, le persone senza tetto che vivono nei mezzanini della metropolitana, ci sono anche a Sesto, o fuori dalla stazione, ci sono anche a Sesto. E non da ultimo a questo punto darli magari l'associazione della città. Ma è evidente che la definitiva soluzione a questo esplosivo problema, che è la casa, che è, come dire, ha avuto un'esponenzialità impressionante negli ultimi anni per la carenza di lavoro, per la mancanza di tutele, per la cassa integrazione che è diminuita sia come tempo sia come diciamo anche retribuzione, una serie di cose. Mondo del lavoro sempre più precario, vorrei sottolinearlo. Quindi bisogna cercare di, a questo punto, di capire bene di come strutturare, come evidenziare, come pubblicizzare questo canone concordato. Il canone concordato, lo dico in maniera, faccio un altro esempio che forse è ancora più chiaro. Un bilocale di 65 metri quadri, circa, ad edilizia, ad affitto, diciamo, libero, costa circa 900 euro. Cedolare non secca, su una lotta secca paga il 20 e via dicendo. Questo è affitto libero. Ad affitto convenzionato risparmia sia l'inquilino, risparmia sia l'affittuario, sia per le agevolazioni fiscali, sia per le diminuzioni tasi, sia perché, e a questo punto non c'è, ma mi auguro che a questo punto il Comune lo faccia, più breve possibile, un fondo di garanzia. Il fondo di garanzia sul canone concordato è il primo vincolo che manda in crisi tutta questa famosa economia circolare di cui si parla. Okay, quindi la casa che viene data e viene rimasta sul territorio. Perché? Perché i proprietari di casa, che vedono a questo punto interrompersi un canone di locazione, vedono interrompersi il pagamento da parte degli inquilini, hanno delle difficoltà. Il fondo di garanzia, che è un fondo di garanzia chiaramente comunale, aiuta questa situazione. Lo fanno altri comuni vicino a noi, non è una novità nel palinsesto nazionale, è una cosa che si potrebbe tentare di fare. Però, ripeto, vedo che le politiche abitative da 2 milioni e 2 di assestato sono previsione 1 milione e 100. È vero che poi, come dire, nell'andare del tempo, quindi nell'anno, magari essendo, come dire, un comune a tensione abitativa, essendo altre situazioni, magari dalla regione, come è successo l'anno scorso, dal governo arriva qualcosa, da fondazione arriva qualcosa. Ma il fatto che dobbiamo dipendere da un qualcosa che è un punto di domanda e che non è un qualcosa di prefissato in un bilancio di previsione, qualche dubbio, tra virgolette, sulle politiche abitative me lo lascia, oppure me lo toglie completamente, perché significa che a questo punto si opta decisamente per andare in un senso, che è il canone concordato, e si lascia perdere quel surplus di soldi, di denaro, che si sta tirando fuori in questo momento per politiche abitative date ad alberghi e non più a territorio. Quindi da una delle due la vedremo solamente con l'andare del tempo. È chiaro che il libero mercato in questo momento non è strutturalmente in grado di garantire un alloggio a tutti e non è neanche interessato a farlo. Il libero mercato fa altro, non è il suo compito. Dato sugli alloggi esemplifica in modo drammatico il fallimento del libero mercato in questo modo. Molti palazzi sono stati costruiti senza calcolare la reale domanda di case e ora rimangono semivuoti, anche perché hanno prezzi troppo elevati rispetto alla diminuita disponibilità economica della gran parte dei cittadini. Ecco qui dove la politica ha fallito, in una non razionalizzazione, in una non progettazione di capire cosa accadeva nel tempo. Questa è la politica che ha fallito, che non ha, come dire, previsto. Quindi noi pensiamo, come detto in precedenza, di dare priorità alle sublocazioni. Le sublocazioni garantiscono dignità e rispetto, non separano le famiglie, si rimane nello stesso ambito scolastico, nello stesso ambito culturale, nello stesso oratorio, se me lo permettete, nello stesso clima di dove si vive. È importantissimo per una famiglia questo. Questa è la dignità, è l'inclusione sociale di cui io parlavo all'inizio. Perché l'inclusione sociale è questa.
La disinclusione sociale è dividere e fare completamente l'opposto e creare sempre più maggiori disuguaglianze. Noi potremmo al nostro interno attuare un articolo 52 del nostro regolamento edilizio sul recupero degli edifici dismessi, tentare di capire cosa fare, riservare degli ambiti per un'autocostruzione associata, l'autorestaurazione associata ancora meglio, ma si sta cercando di portarla avanti. Quindi tutte queste cose sono tutte proposte che però vanno, come dire, inglobate, ma devono anche essere prese, tra virgolette, con un entusiasmo verso ciò che deve essere l'inclusione sociale, se me lo consentite. L'inclusione sociale è il nostro faro. La comunità è il nostro faro. Se noi non abbiamo la comunità e l'inclusione sociale davanti a noi, possiamo benissimo fare altro, perché se il nostro obiettivo è arrivare a zero come bilancio tutti gli anni, non è questo. Non è questo. Sia ben chiaro questo, perché i limiti ci sono, ma i diritti vanno garantiti. Guai se i diritti non riusciamo a garantirli. Quindi occorre trovare quindi un equilibrio tra chi cerca la casa a canoni calmierati e chi invece una casa la vuole affittare. Ripeto, la legge è la 431/98, è una legge molto semplice che sta avendo sempre più modifiche, perché le tensioni abitative sono notevoli. Quindi noi riteniamo che la politica che ha intrapreso l'amministrazione nel campo della casa solo su la destinazione delle famiglie in albergo sia una politica che a lungo tempo non tiene. Nel breve periodo è costata molto più dei risultati che ha portato avanti, quindi noi suggeriamo veramente di rivederla al più presto. È un suggerimento, nulla più che questo. C'è anche da prendere in considerazione sempre secondo noi, o secondo me che sto parlando in questo momento, la possibile revisione del regolamento edilizio. E spiego perché. Sempre per venire incontro ai problemi della casa. Perché noi dobbiamo impegnarci a mettere al centro futuro questa modifica, sempre secondo il mio punto di vista, perché vi è un problema del degrado di alcuni pezzi della città. Adesso dire forse degrado è una parola eccessiva, però diciamo della non omologazione ad altri pezzi della città. Ci sono città, pezzi di città che sicuramente sono, tra virgolette, come dire, più nuovi, certi pezzi di città che sono più vecchi, quelli che hanno più manutenzione e chi ha un po' meno manutenzione. Okay? Quindi il problema, secondo me, deve essere il fatto di cercare di cambiare il regolamento edilizio in questo senso per rivalutare la possibilità che in città esistono tantissimi edifici dismessi, tantissimi uffici dismessi. E il fatto di, come è successo anche a Milano, tra virgolette, di riuscire a spostare il minimo possibile per essere, come dire, calpestabile, passatemi il termine, da 30 a 28 metri. Perché facendo così molti uffici che adesso sono dismessi, sono fuori uso, sono tra virgolette usurpati, mettetemi da cacciatori di rame, mettiamola in questo senso, possono diventare con conversioni a fini abitativi con determinate però, come dire, qualità e determinati ritorni alla società per dare inclusione sociale. Si pagherebbero degli oneri e con gli oneri si potrebbero magari anche fare altre cose. Lo trovo importante. Questa sera ho sentito parlare di PAES pochissimo, se non dall'assessore ieri sera. Secondo me il PAES invece è una cosa molto, molto, molto importante, perché bisogna ragionare come PAES non solamente in termini economici di risparmio economico, ma anche, per me, prioritariamente, di rispetto e salvaguardia ambientale di tutta la comunità. Una comunità che respira, tra virgolette, un'aria migliore, permettetemi, una comunità che ha un ambiente migliore, è una comunità che ha un'inclusione sociale più ampia, più vera, più valida, ok? Questo è importante. Inoltre, per fare efficienza energetica bisogna sempre, secondo noi, fare, come dire, delle iniziative investendo sulla formazione, sulla cultura, su cosa significa risparmiare energia, che sia anche il rubinetto dell'acqua, non per forza ovviamente una lampadina accesa, ma che sia anche, tra virgolette, il fatto di avere una cultura propria del rispetto verso l'ambiente.
Questo deve essere importante. Quindi dobbiamo avere comportamenti evoluti e maggiormente consapevoli. Sappiamo tutti quanti, e qui lo vorrei sottolineare, che il tempo medio di un investimento compiuto per un'efficienza energetica ha un ritorno di 5 anni. 5 anni e l'efficienza che uno mette energeticamente nel proprio comune, nella propria abitazione o quant'altro, viene completamente assorbita. 5 anni. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è questa. Noi stiamo facendo nel nostro comune molte efficienze energetiche a livello privato. Stiamo facendo risparmi ambientali a livello di coibentazione, a livello dei famosi cappotti di cui tanto si va in voga adesso. Ma a livello comunale probabilmente dobbiamo, come dire, non dico tanto aumentare il passo, perché il passo si fa in base alla gamba che uno ha in questo momento, ma forse capire che un investimento fatto in questi settori dopo 5 anni si recupera. E forse, visto che sta iniziando una nuova giunta, una nuova amministrazione, un nuovo non so chi, può avere 5 anni per recuperare quel mutuo che dal primo giorno può fare. Questo è solamente un consiglio che sto dando, ma lo sto dando per chi riceverà la città dopo di noi, che la deve ricevere meglio di come noi la stiamo lasciando, come noi penso e mi auguro lasciamo peggio di quella che abbiamo trovato in precedenza, e quindi ora lasciamo meglio, chi sarà a decidere. Io mi auguro che, il mio pensiero è che la stiamo lasciando meglio rispetto a 5 anni fa. Alcuni indicatori forse dicono di no, forse una congiuntura particolare ha un pochino, come dire, imbalsamato certe situazioni, passatemi in termine. Il concetto però è che l'inclusione sociale si ha solamente se si fa un investimento sociale sulla povertà e se si riducono le disuguaglianze. Quindi rispettare i diritti, ridurre le disuguaglianze, e la povertà non è una questione, un ambito, una categoria. È purtroppo una persona che momentaneamente è in difficoltà, e non è detto che sia in difficoltà economica, può essere anche in una difficoltà culturale, una difficoltà d'affetto. Quindi l'inclusione sociale, l'attenzione è prevenire tutto questo. Se ci riusciamo, facciamo il nostro lavoro, altrimenti no. E molte volte non ci siamo accorti di pezzi di società, di città, che ci è rimasta alle spalle. Grazie. Grazie al consigliere Nossa, ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, prego. Grazie Presidente, volevo riprendere alcuni concetti esposti dai nostri colleghi, in particolare inizierei da quelle cose dette dalla collega Landucci, che però non vedo, credo sia andata via, magari poi ci vedrà in video. No, magari ci segue online. Beh, non per fare polemica, però è chiaro che se un consigliere arriva in consiglio comunale e poi arriva a dire abbiamo fatto un abuso edilizio, insomma, come diceva anche Boccia, noi siamo pubblici ufficiali, se siamo a conoscenza di situazioni di questo genere non è che dobbiamo dirlo qui, ci sono gli organi di polizia, ci sono i tribunali, insomma, poi chi fa l'avvocato dovrebbe conoscerle queste dinamiche, no? Quindi anche fare un certo tipo di affermazioni io sarei un po' cauto, anche perché io francamente non credo di consigliere aver fatto... Consigliere Romaniello, la cosa l'abbiamo già chiarita, può andare sì. Oltre, grazie. No, però volevo chiarire che io non ho fatto nessun abuso edilizio, ad oggi. Poi quando Landucci parla del CDD sul tema del rientro fulmineo dei 15 operatori, questa è una cosa che spiace anche a me, anche perché si era sempre detto che... ma non lo dicevamo noi, ma lo dicevano gli stessi operatori, che comunque era importante la figura dell'educatore, che si creava un certo tipo di rapporto con l'utenza, quindi vedere che poi in 2 mesi queste persone rientrano nell'amministrazione comunale, tradendo anche la loro professionalità, cioè mettono da parte magari un'esperienza ultradecennale di un certo tipo di lavoro fatto bene, riconosciuto bene, e per dedicarsi all'altro, questo francamente mi dispiace, però io francamente non l'ho votato, questo è frutto di un accordo sindacale. Se mi avessero posto nella condizione di poter votare questo accordo sindacale, probabilmente avrei votato contro questo accordo sindacale, ma non l'ho potuto votare perché è un accordo sindacale.
perché probabilmente avrei diluito nel tempo questa possibilità, non negandola, però avrei diluito nel tempo, perché io sono convinto che poi col passare del tempo magari qualcuno capisce che forse questa soluzione non è il peggiore dei mali. Tanto è vero che mi è giunta voce che in un primo incontro fatto con il soggetto subentrante e i genitori dell'utenza, pare che abbia riscontrato il beneplacito o la soddisfazione dei genitori nelle novità che sono state introdotte in questo nuovo servizio. Il discorso invece della casa e di quelle che sono le soluzioni che noi andiamo ad adottare per andare incontro all'emergenza, che ricordo abbiamo speso per il 2016 una cifra pari a 2 milioni e 200 mila euro in parte coperti da fondi regionali, ma sono comunque fondi della Regione Lombardia e quindi dei cittadini lombardi e se stessi sono cittadini lombardi. Abbiamo discusso delle soluzioni in un paio di commissioni e una criticità che era emersa di fatto, che noi adottiamo una serie di soluzioni diversificate con un costo molto vario, si va da un minimo di 500 euro ad un massimo credo di 2000 euro per nucleo familiare al mese. Quindi una delle indicazioni che era emersa all'interno di questa commissione era quella chiaramente di trovare delle soluzioni che andassero ad abbattere la spesa, perché chiaramente non ragionando in termini di risorse infinite, se noi riduciamo la spesa riusciamo a rispondere a più persone. E una delle criticità era emersa proprio sul discorso progetto Arca, che era uno di quelli che costava di più. Quindi io immagino che in questo momento gli uffici siano e sia al lavoro per cercare di abbattere complessivamente quella che è la spesa su questa emergenza. E bisogna farlo magari anche attraverso soluzioni innovative, perché poi io non sono esperto, ma immagino che da questo punto di vista ci sia la possibilità di creare soluzioni che soddisfino l'esigenza e vadano incontro ad un abbattimento dei costi. E quindi questa cosa che ha sollevato Landucci è stata ampiamente condivisa all'interno del lavoro di commissione. Poi torno ad una frase molto secca del collega Caponi. Non ci sono state attenzioni per gli ultimi, dice Caponi. Però io mi ricordo bene quando la collega Titta Ferrante, in occasione della discussione delle rette scolastiche, si lamentava del fatto che le fasce medio-alte pagavano di più e mentre quelle medio-basse pagavano poco. E allora bisogna mettersi d'accordo. Cioè non si può fare una politica a giorni alterni. Nel momento in cui siamo preoccupati che le fasce medio-alte pagano di più e quelle basse le agevoliamo, stiamo facendo una politica per gli ultimi. In quell'occasione la collega Tite Ferrante probabilmente non aveva parlato col collega Caponi e cercava di privilegiare le fasce più alte a discapito degli ultimi. Quindi anche la linearità di comportamenti è indice anche di buona politica. Non si può inseguire il consenso con la pesca a strascico. Oggi vanno bene gli ultimi, domani vanno bene i primi. Mettetevi d'accordo. CTP. È vero, il CTP perde. Però io non immagino che il sindaco vada la sera e stappi la bottiglia di spumante e dica: ah, quest'anno abbiamo perso 80.000 euro ancora. Evidentemente ci sono delle difficoltà di carattere giuridico che impediscono di chiudere la vicenda, così come sono state chiuse e liquidate altre partecipate. Sul CTP c'è un'ulteriore problematicità legata probabilmente al fatto che su quel tavolo si devono mettere d'accordo non uno, non due, ma più interlocutori e non si riesce a fare la quadra. Noi all'interno della commissione abbiamo auspicato che si desse un'accelerata sicuramente, e immagino che
anche il sindaco sia ben contento di risparmiare quei soldi. Non immagino che sia una persona così folle da essere contenta a continuare a spendere qualcosa che non produce nulla. Perché è evidente che se risparmiamo quei soldi li possiamo riutilizzare in qualche altra maniera più produttiva. Quindi sull'attenzione sul CTP è forte da parte dei consiglieri di opposizione, è forte da parte dei consiglieri di maggioranza, è forte da parte della Giunta. Quindi non può essere additata, diciamo così, l'amministrazione come il soggetto che gode del fatto di spendere 80.000 euro per il CTP, assolutamente. Poi la Miranda dice che voleva riprodurre lo stesso intervento di 5 anni fa, però qualche piccola differenza c'è rispetto a 5 anni fa. Le farmacie, che erano molto di moda quando perdevano, adesso non ne parla più nessuno. Adesso andiamo a vedere qualche migliaio di euro che diamo per la città. Il personale, quanto spendevamo nel 2012 per il personale? Quanto spendiamo adesso per il personale? Poi magari si poteva fare di più, si poteva fare meglio, si poteva essere più aggressivi nella riorganizzazione. Però se io chiedo una Ferrari e mi danno una berlina, non dico no alla berlina e mi tengo il catorcio, comincio a dire sì alla berlina. Poi alla Ferrari magari ci arrivo col tempo. Quindi anche quelli che poi hanno votato no, a fronte di un miglioramento che c'è stato, quantomeno nei conti, non è che continuo a tenermi catorcio. Poi probabilmente queste operazioni hanno necessità di essere diluite nel tempo. E teniamo presente che l'operazione del personale, io sono andato a vedere, nessuna l'aveva mai fatta in precedenza. Poi per fare meglio c'è sempre tempo, sicuramente. L'altro tema è quello di essere innovativi per la ricerca delle risorse. Abbiamo istituito l'ufficio bando per aggredire quella che è la fetta dei soldi che l'Europa ci mette a disposizione. Durante la commissione è emersa che ancora oggi però non abbiamo in pancia delle partecipazioni dei bandi europei. Stiamo partecipando ad altri bandi, ma non a quelli europei. Ecco, questo è un altro tema che va verso l'innovazione, quindi verso la capacità di un'amministrazione che riesce e che deve trovare delle risorse alternative aggredendo un patrimonio che è a disposizione. Prima si parlava della CUC. Allora, la CUC in questo momento non ha questa funzione, ne abbiamo parlato nella commissione congiunta con gli altri comuni a Cinisello. Abbiamo auspicato che in futuro diventi anche questo, ma nasce per fare dell'altro e non certo per fare diciamo così, i bandi europei. Però adesso non mi ricordo se la collega Franciosi era presente alla commissione che abbiamo fatto a Cinisello, però in quell'occasione fu ribadito che in futuro l'opportunità che diventi anche un punto di riferimento per fare i bandi europei era gradita poi ai consiglieri. Poi c'è l'altro tema del recupero della morosità. Noi comunque anche quello l'abbiamo affrontato e lo stiamo affrontando. È un tema che poi ci darà soddisfazione nel tempo, è un tema di cui difficilmente si parlava in passato, perché quando si parlava di morosità c'era, non lo so, non erano tutti molto convinti. È un tema che abbiamo cominciato ad aggredire. La morosità in merito alle case comunali è una morosità importante. È vero che, come si diceva prima, c'è qualcosa di incolpevole, ma ci sono tanti furbi del quartiere e lì vanno aggrediti. E lo stiamo facendo. Ci siamo inventati una tassa che ci porta
500 e rotti mila euro che non pagano se stessi, che pagano quelli che vengono a Sesto e che consumano il nostro catrame camminando sui nostri marciapiedi. Quindi anche lì siamo stati innovativi. Chi mai poteva immaginare un'imposta di soggiorno a Sesto San Giovanni? L'abbiamo pensata. Poi in occasione di Expo abbiamo tirato su anche qualche soldino in più. In una situazione complessiva dove le tasse sono rimaste invariate, dove i servizi sono rimasti invariati, dove ci sono stati delle diminuzioni di trasferimento. Ed è inevitabile che una politica così poi ti porti ad avere qualche sofferenza. Che la prossima giunta, consiglio, dovrà affrontare. Perché un amministratore non può dire non ci sono i soldi. L'amministratore deve dire ci sono i soldi per quello che ho deciso di fare, per quello che ritengo siano le mie priorità. E tutto non può essere prioritario. Quindi come un buon padre di famiglia che guadagna 1.000 euro, probabilmente rinuncia ad andare a mangiarsi la pizza e compra il libro per il figlio. E così dobbiamo cominciare a fare noi, capire in quello che è il quadro complessivo del nostro bilancio nel futuro, dove possiamo e dove non possiamo fare, continuare a fare certe cose. E i margini di miglioramento ci sono. Ma questo non mi fa dire che il lavoro di questi 5 anni è stato tutto sbagliato, tutto da rifare. Questo non riesco a dirlo. Riesco a dire che probabilmente ci sono ancora degli argomenti da affrontare, dei nodi da risolvere, questo sì. Ma io alla fine della fiera esco soddisfatto da questo percorso. Sono soddisfatto da questo percorso, anche se Vino mi guarda esterrefatto. Sono soddisfatto. Sono soddisfatto perché sostanzialmente, anche se magari dentro di me pensavo che su altri temi si poteva tirare di più, complessivamente credo che sia un risultato assolutamente positivo. Poi abbiamo il mutuo delle scuole, gli investimenti, quelli dovranno cominciare a dare dei frutti, lo spero. E quindi riprendendo un po' quello che diceva anche Russo del CAP, deve cambiare un po' il sistema, cioè non dobbiamo rincorrere l'emergenza, dobbiamo investire sull'innovazione. Che detta così sembra, però anche il fatto che comunque sul forno si stia cominciando a ragionare a fare qualcosa di diverso, quella è una direzione che dobbiamo prendere assolutamente. Quindi la ricerca assoluta di nuovi modi di spendere i nostri soldi in maniera innovativa, cercando nuove soluzioni e cercando anche di aggredire, come dicevo prima, risorse che sono a disposizione e che dobbiamo imparare ad acquisire, da riversare sul nostro territorio. Questo è un lavoro non facile, ci vuole anche unità di intenti da parte di maggioranza e opposizione su certi temi e ci vorrebbe... Anche lì io faccio il mio cuba perché poi chiaramente la maggioranza ha avuto anche le sue pecche, ci mancherebbe, non è che abbiamo fatto tutto per bene, tutto giusto, però chiaramente confrontandoci con un'opposizione strutturata che ha una linea è anche difficile alzare la qualità del dibattito, del confronto, quando invece l'opposizione è ondivoga, non si capisce da che parte vuole andare, diventa anche per chi governa sostanzialmente difficile, poco costruttivo, assolutamente. Quindi io auguro a chi verrà dopo di me, dopo di noi, non so se ci sarò anch'io ancora nel 2017, qualcuno spera di no, non lo so, di fare un lavoro che vada in questa direzione. Grazie consigliere Romaniello, sempre come gruppo PD la parola al Tremolada. Prego. Grazie Presidente, questa sera ho sentito tanti rimproveri, tante critiche alla
al bilancio che andiamo a votare. Questo credo sia normale nel gioco delle parti tra maggioranza e opposizione. Ci sono però alcune critiche che mi sono appuntato, andrò abbastanza schematicamente perché sono tante, sulle quali non trovo riscontro propositivo nella critica che viene fatta. Faccio degli esempi. Ci viene così imputato che questo bilancio non è un programma elettorale. Io sono invece contento che questo bilancio non sia un programma elettorale. Sono due cose completamente diverse. Non è giusto mischiare la campagna elettorale, che anche questa sera abbiamo visto che è già partita, con un procedimento amministrativo di gestione della città. È giusto che il bilancio faccia i conti con l'amministrazione della città per il prossimo futuro e che la campagna elettorale sia su un piano propositivo diverso per il futuro di medio termine. Ci viene imputato che il bilancio è una fotocopia, un bilancio fotocopia della volta precedente, quasi fosse una cosa negativa il fatto di aver conservato, come diceva il mio collega Romagnello, i servizi che anche l'anno prima siamo stati in grado di offrire alla cittadinanza di Sesto. Io lo ritengo invece un risultato importantissimo, aver difeso questa proposta di servizi, soprattutto i servizi sociali, in un periodo difficilissimo di ristrettezze economiche, l'aver comunque saputo dare una risposta ai bisogni dei cittadini. Ci viene imputato che il CTP perde e quindi sarebbe ora di chiuderlo, e qui faccio presente, come più volte ci è stato spiegato in commissione, che è tecnicamente impossibile chiudere il CTP, poiché ci sono delle cause in corso, quindi nessuno si può sfilare da un procedimento in atto. Ovvio, come diceva anche il mio collega Romagnello, che tutti saremmo contenti di chiuderlo il più presto possibile, però se tecnicamente è impossibile, è inutile che ce lo venite a portare come esempio di malgoverno. Addirittura ci viene imputato quale elemento di cattiva qualità del servizio mensa che in caso di sostituzione del pasto per uno sciopero, nel quale non entriamo giustamente nel merito perché è un diritto di tutti i lavoratori, che viene offerto il tramezzino al tonno. Se siamo arrivati all'elemento di discordia del tramezzino al tonno, penso che abbiamo di fronte l'elemento più lampante, che non ci sono argomenti nei confronti di un bilancio, perché adesso io non capisco che cosa abbia di sbagliato il tonno. Adesso non vedo la consigliera Franciosi, però qual è il problema? È perché non è vegano? C'è qualche cosa che non va col tonno? È una questione di gusto? Ma se siamo arrivati al problema che il gusto deve entrare nel dibattito politico quale elemento di malgoverno, abbiamo toccato il livello più basso. Ci è stato imputato il fatto che nella esternalizzazione dei CDD ci vanno di mezzo gli utenti disabili. Questo è completamente falso. Il disabile avrà il servizio che aveva prima, anzi avrà un servizio migliore, perché già dai prossimi giorni cominceranno ad avere un orario più lungo, quindi un orario settimanale più lungo e più settimane nell'anno di apertura. Quindi le famiglie, per tornare anche su un'altra critica che ci veniva fatta, che non diamo risposta ai bisogni delle famiglie, i disabili avranno un servizio sulla carta migliore, poi giustamente andrà valutato la qualità del servizio. Però anche qui ci viene imputato che non c'è controllo su questo servizio. Anche questo è completamente falso. Era dentro nel bando, il controllo era una voce specifica della convenzione. Veniamo criticati perché i dipendenti che sceglieranno di rientrare all'interno del comune, lasciando l'attività di educatori presso il CDD, sarebbero un peso, quindi un costo che esce dalla porta e rientra dalla finestra. Questa critica l'ho già rispedita al mittente in occasione di quella discussione,
non sono un peso, offrono un servizio che ha un costo e anche un beneficio. Quindi valuteremo poi se il rapporto costo-beneficio si soddisfa o no, ma partire già da subito dicendo che questi rientreranno e quasi non facessero niente, fossero lì posteggiati e sono solo un costo, credo che sia estremamente offensivo. Senza contare il fatto che quando nelle aziende private uno viene cambiato di posto si chiama job rotation e è tutto molto bello. Se viene fatto dal comune invece è subito una cosa negativa. Vabbè, si vede che va così il mondo. Ci viene imputato che dovevamo partire dagli asili nido e non dal CDD. Faccio presente che tutte queste cose che sto citando si riferiscono al passato e non al bilancio. Comunque, vabbè, si vede che appunto, siccome l'apice della critica è rappresentata dal tramezzino al tonno, tutto il resto poi va sul passato addirittura. Che appunto avremmo dovuto partire dagli asili nido perché costano di più e non dal CDD perché costava solo 1 milione. Allora qua si fa finta di non capire che noi siamo partiti dal CDD non per risparmiare, ma per dare un servizio migliore ai disabili. Si è partiti dal fatto che l'amministrazione non riusciva a saturare i 60 posti che erano accreditati sul territorio di Sesto San Giovanni. E l'operazione è stata fatta per questo e per aggiungere dei posti di CSE. E su questo è stato fatto l'accordo con IPIS. Tra l'altro è stato detto che noi siamo entrati all'ultimo in IPIS, anche questo è falso, noi non siamo entrati proprio per niente in IPIS, siamo solo fruitori di un servizio. Ci viene imputato il fatto, come critica, che il percorso che abbiamo avviato per la soluzione, in qualche modo, dell'abitare per le persone che non sono in grado di risolvere autonomamente questo problema, sia del tutto perdente, in quanto, diceva la consigliera Landucci, una persona adulta basta, non è più possibile cercare in alcun modo di educarla, e quindi è una battaglia persa quella di avviare un percorso di inclusione sociale di queste persone per farle rientrare in un circuito virtuoso. Anche questo lo rispedisco decisamente al mittente. Penso proprio che sia questo lo scopo dell'amministrazione comunale, il tentare di ridare dignità alle persone, di riportare queste persone nel circuito, nella rete della sociale nel territorio di Sesto San Giovanni, in qualsiasi tipo di comunità essi abitano. Invece cedere a questo e dire no, ma era meglio dare a tutti quelli che arrivavano una sistemazione in sublocazione, credo che sia il vecchio assistenzialismo che non ridà dignità alle persone, gli dà solo un posto dove stare. Ci viene poi rimproverato che avremmo dovuto usare la CUC per ricercare i bandi europei, peccato che la persona che ci ha criticato non era neanche venuta a Cinisello in commissione, se non mi ricordo male, dove c'eravamo io e il consigliere Romagnello, e per l'opposizione forse il consigliere La Miranda, forse il vino, sì, scusi. Quando invece il comune ha fatto un ufficio bandi, proprio, che anche il nome uno può capire, che serve a cercare bandi, e infatti guarda caso il comune, grazie anche all'alleanza con Città Metropolitana, ha vinto un bando da 6 milioni di euro per l'interramento dell'elettrodotto, che tanto ci sta a cuore da parecchio tempo. Ci è stato rimproverato, ci è stato così auspicato dal consigliere La Miranda che per la nuova maggioranza una maggiore capacità di dialogare che vada al di là degli schieramenti. Su questo mi è spiaciuto questa sera sentire le parole del consigliere Caponi, che ha detto che noi abbiamo dovuto digerire 5 emendamenti l'ultima volta sulla delibera del Palasesto. Questo modo di esprimersi lo trovo fuori luogo. L'altra volta noi abbiamo dimostrato la capacità di dialogare con l'opposizione, di prenderci in carico delle istanze che voi potevate rappresentare, dei cittadini che voi rappresentate e che voi avete portato in questa
assemblea, le abbiamo discusse e abbiamo costruito insieme, proprio seguendo quello che auspicava il consigliere La Miranda, una proposta che è stata migliorata grazie alle proposte dell'opposizione, che è proprio il lavoro che dovrebbe fare l'opposizione. Usare questo per venire a piantare oggi la bandierina e dire siamo stati bravi, vi abbiamo fatto 5 gol l'altra volta allora non ci capiamo. Ho capito che siete in campagna elettorale, però non si fa così. Ci viene poi rimproverato che la manutenzione è carente, in particolare nelle scuole. Su questo possiamo anche essere d'accordo, però, come diceva il consigliere Romagnello, far quadrare i conti diventa sempre più difficile. Allora, vanno fatte delle scelte, queste scelte poi sono anche difficili da difendere, però io apprezzo la capacità del consigliere Lanzoni, che anche con tanto tempo e tanta capacità personale, anche abbastanza scenografico, nel rappresentare alcune cose che non vanno. Mi permetto di fare un passo ulteriore, quindi non sto dicendo che tutto quello che viene detto non è vero. C'è un passo ulteriore sul quale io penso di dover prestare maggior attenzione, che è un piano per la mia formazione personale scientifico. Cioè, è vero che all'apparenza molte cose non vanno, ma mi piace approfondire. Allora, questa amministrazione ha fatto questa scelta, ha fatto un monitoraggio di tutti i soffitti delle scuole. Allora, tra i difetti che sono visibili e che, sono d'accordo, andrebbero sistemati, e la pericolosità di un soffitto che può cadere in testa dei bambini che stanno in classe, io 10 volte il soffitto che non cade. Ok? Quindi sposo questa decisione, che risponde a un criterio scientifico di un monitoraggio che è stato fatto e che ha il suo seguito. Da ultimo, ci viene rimproverato che non c'è una previsione di lunga speranza, qualcosa che ci aiuti a guardare il futuro. Questa città ha la città della ricerca e della salute che sta nascendo sul suo territorio. Se non è questa una prospettiva di lungo termine e di speranza per i cittadini di Sesto, io credo che questo insediamento di due istituti di ricerca di primaria importanza nazionale che si vengono a insediare nel nostro territorio ci venga invidiata da tutti i comuni della Lombardia e non solo. E allora, se non è questa una prospettiva di lungo termine, che cos'è? Poi mi fa ben sperare il fatto che la consigliera Landucci pensi che nel 2022 saremo qui ancora a parlarne e non si sarà posta la prima pietra, perché lei fu la stessa a criticare l'intervento Campari dicendo che non sarebbe mai venuto Campari qua. Quindi, se il parametro è lo stesso, sono fiducioso che tra 5 anni ci vedremo qua con dei fatti concreti. Ultimissima citazione che mi tocca fare, non c'entra col bilancio. Ci sono spese delle parole, secondo me, fuori luogo sulla variante Campari. Alcune cose sono già state stigmatizzate dalla Presidenza. È stato anche detto che questo intervento grida vendetta al cospetto di Dio. Ecco, allora, quando uno usa le parole dovrebbe stare un po' più attento, perché che grida vendetta presso Dio ci sono altre cose. C'è l'intolleranza religiosa, c'è il terrorismo, c'è la violenza sulle donne, c'è la tratta degli esseri umani, c'è lo sfruttamento delle persone disagiate, c'è il caporalato, c'è la trasformazione di diritti in favori mafiosi, c'è il disprezzo della vita in tutte le sue forme, tutte cose che capitano in questo paese, non c'è l'intervento sul Campari. Grazie. Grazie consigliere Tremolato, ha chiesto la parola il consigliere Vino. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Se guardo le prospettive future, mettiamoci anche il centro commerciale, è una battuta ovviamente. Ok, grazie. Tremolata. Un'ultimissima prima di iniziare il mio intervento, consigliere Romagnello, ma è normale che siamo tutte espressioni diverse tra noi, non è che possiamo avere sempre la stessa modalità, come anche voi poi alla fine, non siete tutti uguali, esiste il Partito Democratico, esiste SEL, esiste Rifondazione, quindi non ci venga a fare la morale per favore. Lei... Ovviamente la prendo con simpatia, eh. È la terza volta che le dico che è bravo, voglio dire.
visto l'orario possiamo anche poi scherzare un attimino, dai. Giusto per intervenire in questo tema che ovviamente, come diceva il consigliere La Miranda, è il momento più importante di un'amministrazione. Noi ci aspettavamo una proposta programmatica che tenesse conto dei risultati ottenuti, delle difficoltà politiche incontrate da una maggioranza litigiosa e ballerina, di un'analisi della crisi occupazionale lavorativa della città, di come affrontare il continuo e progressivo svillimento identitario, della stagnazione di quella crescita culturale e sociale che rischia di rendere periferica intere aree dell'Interland milanese. Scopriamo una proposta molto autoreferenziale e ci può anche stare in questo periodo, ma di assoluta incapacità programmatica. Molta enfasi e poco costrutto. Il livello di capacità politica di un'amministrazione si rileva dagli investimenti e Sesto San Giovanni ne avrebbe assoluto bisogno, visto la situazione di degrado in cui versano stabili comunali, scuole, parchi, giardini, strade e marciapiedi. Insomma, un programma di manutenzione della città assolutamente necessario, di cui non si trova traccia nel documento. Leggendo, scopriamo che per il 2017, anno delle elezioni, le entrate presunte in conto capitale previste sono di 23 milioni circa, ma già nel 2018 e nel 2019 calano rispettivamente a 8 milioni, 6 milioni e mezzo. È chiaro che appare sovrastimata l'entrata di questo anno elettorale e assolutamente non in linea con il trend degli anni prossimi. Ma anche se fosse esatto, saremmo ben lontani dai bisogni della città, così come la capacità di indebitamento che cozza fortemente con la struttura delle entrate, dalla tenuta e solidità della cassa, dalla capacità di programmazione della revisione dell'assetto urbanistico della città costruita. A tale proposito, mi preme sottolineare la mancanza assoluta di un'idea, di uno straccio di idea che possa in qualche modo ravvivare un tessuto urbano con forti presenze di degrado. Non notiamo nessuna capacità di elaborazione progettuale, così come non notiamo l'assoluto vuoto di idee sugli spazi urbani abbandonati, così come negli interi edifici produttivi alla porta sud di Sesto. Una buona pratica amministrativa vorrebbe l'attivazione dell'amministrazione impegnata ad agevolare il riutilizzo, andando oltre il fallimentare progetto Vado a Sesto, che ironicamente, visto i risultati, potremmo chiamare Vado via da Sesto. Un piano di governo del territorio che andrebbe in questo senso rivisitato, rendendolo agibile ai processi di ristrutturazione, sviluppando percorsi di premialità soprattutto sulle destinazioni produttive. Tutto ciò è possibile, ma ci vuole capacità politica. È una visione sovracomunale, direi quasi europea, ma mi rendo conto di chiedere troppo. Mi soffermo un attimo sulle politiche sociali, che presentano un bilancio non eccellente dovuto soprattutto alla stagnazione di una politica che presenta interventi ripetitivi, poco innovativi, assolutamente non in linea con le nuove esigenze, con le problematiche dovute alle malattie nascoste, invisibili alle istituzioni, ma consistentemente presenti in una società che non le vede. Non ho trovato tracce significative nella proposta, così come ho trovato riduttivo e assolutamente insufficiente la politica sullo sviluppo educativo. Stagnazione, ripetitività, nessuno scatto di orgoglio e soprattutto nessun riferimento ad un passato non molto lontano che fece della nostra città un punto di riferimento nazionale per l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione
e lo sviluppo delle politiche educative. Eppure il vostro slogan è: il futuro ha sempre le radici piantate nel passato. Ho l'impressione che queste radici siano state sradicate, e non da noi. Evito di ritornare sulla questione del CDD, sulla politica sportiva passata da riferimento nazionale a gestione strapaesana, alla mancanza di idee in merito alla riorganizzazione del comune. Si era partiti bene. Vera e propria base di efficienza politica trattata in questi anni con interventi a spot, poco significativi, assolutamente nocivi. Sulle problematiche ambientali c'è molta retorica, con passaggi di paraambientalismo, con l'assenza totale delle politiche alternative, in particolare quelle energetiche, che al di là del teleriscaldamento, che tra l'altro non è cosa vostra, non c'è uno straccio di proposta. Chiudo confrontando il bilancio di questi anni di governo con il programma amministrativo depositato dal sindaco Chittò al momento del suo insediamento. Bene, fatelo anche voi della maggioranza, vi accorgerete, voglio essere generoso, che il 60% è rimasto ancora sulla carta. Anzi, spesso si è operato in senso opposto di quanto scritto. Mi fermo qui, sperando che il futuro possa determinare un modo di amministrare diverso, rimettendo al centro il ruolo e la funzione del Consiglio, di creare un clima, al di là delle differenziazioni e dei diversi schieramenti, sia correttamente di confronto e non di scontro. Noi della Lista Civica Giovani Sestesi in questi anni ci siamo impegnati in questo senso, spesso criticati, ma questo è il nostro modello e lo porteremo come bagaglio culturale per i nostri impegni futuri. Grazie. Grazie consigliere Vino. Ho chiesto la parola alla consigliere Titta Ferrante, prego. Buonasera a tutti, grazie. Prendo la parola perché sono stata citata per il discorso della mensa. Ecco, allora mi preme dare una risposta su questo tema. E a questo punto tocco, oltre a tutti gli altri discorsi che hanno, discorsi, lamentele, critiche annunciate dall'opposizione, ne aggiungo anch'io un paio che non sono state dette. Allora, per quanto riguarda la mensa, in commissione è stato dichiarato che il 60% del servizio della mensa scolastica è coperto dalle rette. La domanda che viene da porsi è: se la scelta politica di questa copertura è di stabilire un prezzo pasto per gli utenti della fascia sesta e settima più alta del costo del pasto. Perché se andiamo a vedere il costo del pasto aggiudicato da Elior è di non è superiore a 4,65 euro. Dico che non è superiore perché non si legge da nessuna parte quanto è esattamente il costo che è stato ottenuto. Sappiamo solo, leggendo sul sito, che è non superiore a 4,65. Però guarda caso le fasce, la fascia settima paga 4,95 e adesso nel programma pagherà 4,97. Quindi paga di più del costo che il comune ha come costo del pasto. Quindi, in questo modo, il plusvalore pagato dalle fasce più alte, la settima e la sesta, il Comune le spalma a favore delle fasce più basse. Questo significa che il servizio pasto offerto dal Comune è penalizzante per i cittadini appartenenti alle fasce settima e sesta, su cui viene caricato la spesa sociale. La tendenza si conforma in relazione alla delibera dirigenziale 2017, in cui si stabiliscono le nuove tariffe mensa, che io ho qua riportate, sono tutte più alte, pur vedendo il bando 2016 diminuire il costo pasto, come abbiamo detto, garantito da Elior.
e quindi viene aumentato il costo unitario pasto per tutte le fasce ISEE. Allora, le politiche sociali non vengono così caricate su tutta l'utenza cittadina. Io non pago, ma viene fatta gravare sugli utenti della mensa dai 18.000 ai 25.000 ISEE. Questa è una scelta politica ben chiara che io non condivido e che anzi critico. Poi, un ragionamento che mi piacerebbe fare è che, pur avendo una giunta del partito, che, del partito politico che è della giunta del Comune di Milano, pur essendo stata nella città metropolitana, insomma, noi non abbiamo ancora risolto il problema delle tre tariffe, del biglietto della metropolitana nelle tre stazioni, nelle tre fermate che noi abbiamo. Anche questa è un'incapacità politica, è una incapacità di avere questo come obiettivo, che è un costo che i cittadini di Sesto hanno e che, su cui pesa molto, e che non è stato affrontato. Così come anche il costo degli autobus, tutto il trasferimento che avviene nell'Interland, tra paese e paese, tra città e città dell'interna milanese, è un costo che incide per il 60% dei trasporti. Su questo argomento la nostra giunta non si è espressa e non ha puntato sul creare un'authority che tuteli la nostra città come anche le città vicine, a favore naturalmente della città di Milano. Terzo argomento che non è stato toccato e che vorrei infine evidenziare, per far capire come questa giunta non solo appunto non ha strategia, ma non è capace di affrontare i problemi, e lo evidenzio con la famosa legge Bagnoli VI, che era stata promossa dall'onorevole Pizzinato. Lui nel 96 era riuscito a trovare dei fondi per la bellezza di 25 milioni di lire per il sito ex Falc. 25, scusate, miliardi di lire per il sito ex Falc. 20 anni, in questi 20 anni ci sono ancora 25 miliardi. 25 miliardi di lire. E adesso sono diventati 12 milioni di euro, che ahimè hanno un valore purtroppo molto più basso rispetto a quei 25 miliardi di euro. 20 anni senza mai essere stati capaci di utilizzarli. Però sono ancora disponibili. Sono ancora disponibili in regione. La difficoltà è stata nella non riuscita di trovare una ragione pubblica per spenderli. Certo, si potevano spendere, l'obiettivo è chiaro, si possono spendere solo sulle aree da bonificare. Ecco. Aree pubbliche. La difficoltà che è stata fatta è quella di non trovare una ragione pubblica per spenderli. Questo è un problema che però voi non avete saputo risolvere. Quindi, ho voluto evidenziare queste tre cose. È una cosa scandalosa che dal 96 ci sono ancora questi prima 25 miliardi, oggi 12 milioni di euro fermi. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Teormino. Prego. Buonasera, grazie a tutti. Io non ho tre cose da evidenziare, ma ne vorrei evidenziare solo una e per me è sufficiente. E mi riferisco al primo argomento utilizzato dalla consigliera Tita Ferrante. Vorrei ricordare che esiste il principio della sussidiarietà, che significa semplicemente questo, che in una comunità che si possa dire civile, chi ha di più è chiamato a dare di più. Semplicemente questo. Quindi io mi chiedo, se una famiglia ha un figlio con una disabilità, è giusto che se ne faccia carico anche a livello di costi l'intera comunità o che se questa spesa sia carico solamente della famiglia? Questo vale per questo, vale anche per gli anziani, per esempio, o vale anche per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà, magari perché hanno dei figli in numero maggiore e quindi hanno maggiori spese. Quello che ha detto, guardi, io lo respingo al mittente perché penso che sia esattamente il contrario rispetto a quello che io, e mi auguro, ma sono certa, i compagni
gli amici che sono seduti da questa parte, non faccio distinzione, tra cui non ci sono Orpelli, che brutta parola, mamma mia, questa sera. È proprio il principio della sussidiarietà. Quindi se eliminiamo questo principio, cioè eliminiamo la base di qualsiasi convivenza che si possa dire civile, chi ha di più è chiamato a dare un maggiore contributo. Se no, ragazzi, veramente abbiamo sbagliato completamente, cioè altro che panorama, visione politica e tutto il resto. Io vi invito a riflettere su questa cosa, che poi si traduce, ma e infatti sono le famiglie che si trovano in una fascia, tra virgolette, più fortunata, una fascia in cui hanno... Allora si mettono in discussione le fasce, ma non il principio, sono due cose completamente diverse. Guardi, io ho risposto al suo intervento e concludo col dire che chi ha orecchie per avanti sentire ha la capacità di farlo. Le altre cose, francamente, mi sembra di non avere null'altro da aggiungere. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Ha chiesto la parola il consigliere Lanzoni, prego. Sì, buonasera Presidente, ma io penso che la collega Titta Ferrante avesse espresso chiaramente quella che era la situazione, cioè nel senso che certi tipi di aumenti su una categoria di persone ricadono e non per agevolare chi magari ha più bisogno l'intera collettività. Quindi penso che questo era il ragionamento. Poi se voi volete prendere solo le cose che vi fanno più comodo e dirle come le volete dire, come rivolta oggi rivolta ha fatto l'intervento dicendo della spesa dei vetri, si vada a risentire il video, ce ne sono tre, così riesce a sentire. Primo, che non ero io che parlavo. Ma lei si preoccupi di essere responsabile, che l'ultima volta che mi ha detto che mi querelava quando avevo affermato... Signore che... Lanzoni, però voglio dire... No, sto dicendo che... Di quelle che vi siete scritti sui social, non interessa il consiglio. Vabbè, allora parliamo che di manutenzione. Questa città è carente non solo sulle grandi opere, anche sulle piccole opere. Faccio un esempio: ci vantiamo che la città di Sesto San Giovanni è medaglia d'oro della Resistenza. Il cartello che è in via G di Vittorio, dove comunque non entro nel merito del ponte, non entro nel merito del guerrail, è da un anno che è caduto e l'abbiamo sollevato tutto storto solo Sesto San Giovanni. Medaglia d'oro del valore della Resistenza, ci manca un cartello. Poi entriamo nel merito allora anche di quelli che sono gli atteggiamenti che avete. Sono stato... Per cortesia, vada avanti. Ma Presidente, ma secondo lei è l'atteggiamento di un vice sindaco questo? Vado avanti. Sì, va bene. Allora vado avanti. Assessore Rivolta, nonché vice sindaco, per cortesia. Domani sera c'è la replica dell'amministrazione, quindi vuol dire che domani sera si replica. Prego. Ma no, ma ci mancherebbe altro. Vabbè, ma siccome stavamo parlando di cartelli e qua sono stato attaccato recentemente, faccio presente che comunque sia, al di là di guardare i problemi della città e non il sottoscritto se infrange qualche regolamento, che comunque abbiamo un regolamento della polizia mortuaria che da questo punto di vista mi va a fare le pulci il collega, che tra i quali c'è sempre stato un divieto di entrare con le biciclette, abbiamo anche discusso un'interrogazione del collega Moreno Nossa, eppure davanti al cimitero non c'è neanche il cartello di divieto di ingresso delle biciclette, tanto per dire. Comunque, ritornando alle querele facili, perché qua quando qualcuno sbaglia a parlare si usa sempre dire ti querelo, ti denuncio, eccetera, io sto aspettando ancora, dovrei fare la terza interrogazione sul discorso della sorveglianza delle telecamere, perché di fatto ho due documenti in risposta alla stessa interrogazione, uno che dice il contrario dell'altra, e quindi ditemi voi se... è coerenza e precisione, quindi se le piccole cose sono così, figuriamoci il resto. Grazie. Grazie, comunque mi faccio da garante per segnalare tutte le anomalie sia sulla cartellonistica che sulla segnaletica agli uffici competenti. Non vedo più interventi, quindi vi chiedo solo domani sera di essere puntuali, perché abbiamo l'ordine del giorno abbastanza nutrito. Grazie. Buonanotte a tutti, la seduta è tolta.
Sì, puntuale vuol dire alle 20, eh.